Buona domenica, amici, amiche, telespettatrici, telespettatori. Siamo in diretta alle 17 puntuali per darvi il meglio della nostra passione per l'arte, per condividere emozioni, per condividere storie che il tempo passato ci ha donato e ci ha preziosamente conservato, passando di mano in mano, da collezione in collezione, fino ad oggi. Vogliamo che siate voi i prossimi proprietari di queste opere che questa sera vi presenteremo. Andiamo subito a vedere l'interno della Natura Morta, perché qui siamo a Napoli. Un grande dipinto aveva la precedente attribuzione di Cottino, o del professor Cottino, come Abraham Bruegel. Ora è stato spostato sempre all'ambito napoletano. Probabilmente vi è l'intervento di Agnello Ascione, ma quel che ci riguarda è che è un quadro straordinario, con tutta la ricchezza della Natura Morta in splendido decoro barocco, cascate di frutta, di fiori, il pappagallo, elemento esotico sulla sinistra. Buongiorno a tutti, Valentina in camera, Margherita in segreteria, Vania in regia, l'architetto arriverà tra poco. Siamo in diretta, come dicevo, 02 29 52 90 57 è il numero da comporre per entrare in diretta. Allora, andiamo dall'altra parte dello studio, perché se qui è la Napoli del 600, alle mie spalle abbiamo il 700 in queste belle nature morte, tre novità, un pandane, quella centrale, ma inizierei dall'altra parte dello studio, perché laggiù abbiamo tutta una serie di opere che ci riportano a Roma. Abbiamo infatti a disposizione il numero 1, il Van Lint, Giacomo Van Lint, con la colonna Traiana. Vediamo subito una panoramica generale. È un pittore nato nel 1723, muore nel 1790. Gioiellino internazionale, ci stanno corteggiando le varie aste europee per portare nelle loro prossime auctions questa veduta della colonna Traiana, quella colonna che ha raccontato le imprese, le vittorie di Traiano sulle popolazioni barbariche, sui Daci in primis, dinanzi allo splendore della Roma barocca, si osservino i giochi di luce, si osservino i personaggi. Saremo a Roma questa settimana, verso venerdì e sabato, ecco perché ho voluto dedicare agli amici della città più bella del mondo e che queste vedute che ora insieme condivideremo così bene rappresentano. Roma diventa dall'inizio del Settecento una delle mete, ma lo era naturalmente anche già nel 5 e nel 6, privilegiate dai viaggiatori del cosiddetto Grand Tour, ed è per questo che molti viaggiatori decisero di giungere fino alla città eterna per conoscerne le bellezze. In questo caso, lo ripeto, abbiamo la veduta con colonna Traiana di Jacopo Van Lint, nato proprio a Roma, nonostante il padre Enric Franz fosse un fiammingo e a Roma a lungo presente. Il dipinto misura 62 per 46, vi dicevo i dettagli luministici, giochi di luce. La chiesa del Santissimo Nome di Maria, con quella cupola
barocca, con quell'alto tamburo dove le finestre con i loro riflessi di luce ci introducono nell'immaginaria grande cupola, appunto, che sovrasta questa struttura. Magnifici i due personaggi negli abiti settecenteschi, nella parte inferiore del dipinto, che stanno osservando lo splendore della colonna sul retro, che ricorda tutta una serie di registri scolpiti a spirale che raccontano in senso narrativo e in evoluzione temporale i dettagli di questa vittoria, come la conquista della Dacia, ma anche la serie di vittorie sui Parti, l'invasione dell'Armenia, la Siria, la Mesopotamia. E qualora andiate a Roma, un monumento da visitare straordinario. E guardate, Van Lint non dimentica di inserirvi anche le iscrizioni. Guardate, una pennellata molto di tocco, di perfetta riuscita, le figurette a 12.000 euro. Lo ripeto, vedremo confronti con altre sue vedute, come la Basilica di San Pietro a 120.000 euro, venduta dalla Sotheby's nel 2003, o la veduta di Piazza del Popolo a 20.000 euro, più piccolina, nel 2003, sempre in Svizzera, Fischer. A seguire, il numero 2 ci porta ad un altro maestro, in questo caso siamo del XIX secolo, che con un senso completamente diverso. Vediamo, Vale, se riesce a mettere tutti e due vicini, cioè fare un'inquadratura unica generale, per capire il passaggio pittorico alla distanza di circa 50 anni, diciamo, tra l'opera 50-70, al numero 1 Van Lint, ancora di sapore illuministico, e invece la grande veduta dell'Agro Romano, dove ora vi portiamo, di Giuseppe Canella, che era un pittore nato nel 1788, muore nel 1847, che appunto presenta ora con questo tramonto un dipinto di paesaggio con una forte intonazione lirica, con un forte elemento sentimentale, emozionale, che ci coinvolge, così come il romanticismo, appunto, una nuova concezione della natura e dello stesso coinvolgimento dello spettatore nel dipinto, aveva proposto in quegli anni. Guardino sullo sfondo l'acquedotto Claudio, osservino le figurette disposte nel paesaggio e la presenza del cane, che, come ricorda il professor Fernando Mazzocca, massimo esperto di pittura del XIX secolo oggi in Italia, che ne ha curato la scheda, spesso appunto cane, canella, la presenza dell'animale indicava il nome, con un gioco di immagini dell'autore, appunto Canella. La richiesta economica è dei 10.000 euro con la cornice antica, quadro di dimensioni importanti, perché parliamo di un 73x102 centimetri. Poi a seguire la ribalta lombarda, 12.000 euro. Arredi che piacciono molto anche, e non soltanto naturalmente in Lombardia, ma hanno un'eleganza di metà Settecento con questa mossa, che è apprezzata molto, tra l'altro, proprio anche a Roma, Napoli, in Sicilia. Insomma, sono mobili eleganti, potremmo dire nazionali. Poi il numero 6 è il riposo durante la fuga in Egitto. Questo olio su ardesia è una tipologia molto molto particolare, l'olio su ardesia. Eccolo qua. Siamo in Veneto, saluto l'amica Francesca di Verona e tutti gli amici veronesi che abbiamo incontrato questa settimana, da Elvio in poi, che appunto Betty hanno acquisito le gru, il tavolino di domenica scorsa. Insomma, una grande settimana. 6.000 euro. Questo è un quadro da collezionista puro, da Wunderkammer, perché i dipinti su pietra sono opere di grande, grande raffinatezza. Naturalmente non si usa la tela, non si usa il legno, la tavola, bensì si dipinge, in questo caso in ardesia, sulla pietra, come vedete, a 6.000 euro. Poi,
Allora, altro gioiellino inedito che vi presento, miei cari telespettatori, e che vorrei non perdeste, è questo mobile d'angolo, una angoliera romana, anche qui, Luigi XV del Settecento. La cimasa dove è rimasta? Abbiamo la cimasa intagliata nel portarla in studio, evidentemente si sono dimenticati di collocarla, collocheremo il bello della diretta, insomma abbiamo dimenticato il cappello, la cimasa, la vedremo tra poco, anzi ve la faccio vedere giù così la possiamo apprezzare di più. Ideale come vetrinetta per la vostra oggettistica, per cui vi sto proponendo un mobile in noce e altri legni esotici. Guardate che bella che è tutta la greca a spina di pesce, che caratterizza l'anta centrale, oppure le modanature, eccole qua, sul fronte, sulla parte terminale, la cimasa in arrivo, non da Roma, ma dal nostro showroom, anta centrale, anche qui con l'inserto in radica, qui abbiamo una sorpresa, eccola qua la cimasa, guarda che bello il bello della diretta. Ecco, ne approfitto per farvela vedere giù. Sorpresa in diretta. Margherita, è qui la cimasa, eh? Allora, ecco la cimasa. Così la vedete anche. A 7.000 euro. Guarda che bello intaglio. Ecco, vedete tutti i segni della sgorbia. La preparazione in gesso. E poi la doratura, motivo floreale, siamo nel Settecento, che poi collocheremo sulla parte superiore del nostro arredo, inserti in legno intagliato e dorato che ritornano, vedete, sia nel piano superiore che quello inferiore, che poi ha questa spaziosa anta. Per cui io saluto tutti i grandi collezionisti che abbiamo, che magari hanno le case ormai sature di arredi e che invece desidererebbero portarne di nuovi. Questo, signori, è un mobile che fa per il vostro caso. Misura assolutamente pertinente anche ad uno spazio piuttosto limitato. Parliamo di 224 di altezza, 80 la profondità e soltanto 55, ripeto, soltanto 55 la larghezza. A 7.000 euro per un mobile di grande, grande raffinatezza e gusto. Tra l'altro, queste angoliere erano certamente realizzate su committenze particolari, grandi casati nobiliari romani che volevano arredare al meglio le loro dimore. 7.000 euro. Poi all'interno abbiamo questi tre oggetti che vedremo dopo, che sono il mortaio, la coppia di puttine alabastro e il puttino in bronzo dorato. Poi andiamo a vedere invece una collezione strepitosa di avori che abbiamo acquisito. Questa è una collezione strepitosa, Margherita ce ne parlerà tra un attimo. Siamo in diretta. Allora, eccoci qua. Con i nostri avori abbiamo questo gruppo di figure, è il primo della serie. Si tratta di uno oikomono in avorio e in legno di teak, raffigurante i contadini. Del periodo Meiji, io ancora non vi dico il prezzo, li vedremo poi tra poco. E dall'altra parte sempre un avorio Meiji con un soggetto particolarissimo che presenta dei putti che si stanno arrampicando per andare a cogliere delle uova che si trovano all'interno di questa struttura in legno naturale. Guardate il fascino del volatile che probabilmente è a protezione delle stesse uova. Questa
con i suoi artigli in bella posta e il becco aperto, si è appena collocato appunto nei pressi del nido. Anche di questo vi diremo il prezzo tra pochissimo. Poi una serie di tempere che io trovo, miei cari amici telespettatori, strepitose. Sono 9 vedute di fine Settecento dei più bei monumenti di Roma. Trovate 9 vedute di fine Settecento, quindi neoclassiche, di questa precisione topografica, con le figurette anche qui assolutamente protagoniste della scena, che ecco qui davanti al Colosseo, per esempio, stanno osservando, in un senso che è un po' quello, per esempio, di Pannini, dei grandi pittori di Capricci, architetture che collocavano le figure all'interno esse stesse, partecipi come noi spettatori di oggi di queste meraviglie. Lo ripeto, sono ben 9 le tempere su carta, che misurano 9x14, qui siamo all'interno del Colosseo invece. E la richiesta per tutto il gruppo, poi andremo a vedere ogni singolo monumento, abbiamo sia quelli della Roma antica che, per esempio, al centro adesso vediamo San Pietro, anche qui le figurette sono protagoniste della scena, è bello veramente come uno Joly, come un Van Lint, come i grandi pittori di vedute a Roma in quegli anni. Questo San Pietro, scendiamo ad osservare la colonna Traiana, ecco, l'abbiamo vista a Pierema, eccola qua. Eccola qua. Poi il Campidoglio. E a seguire altre 3 vedute. Tutto il gruppo, miei cari telespettatori, che ricordo essere composto da 9 tempere. Sì? Allora andiamo sugli avori perché sono eccezionali. Ve li metto vicini tutti e 2, l'amico della casa, sono sicuro questa sera i nostri avori troveranno immediatamente un grandissimo eco di interesse nei telespettatori. Eccoli qua. Allora, io li metterei tutti insieme addirittura. Allora, sono innanzitutto conservati in maniera straordinaria. Guardino le espressioni, per esempio, partiamo da questo, Valentina. Guardate il volto della figura di questo giovane fanciullo con le mani rivolte verso l'alto, sulla schiena dell'anziana madre che si piega con estrema morbidezza, con grandissimo naturalismo verso la scena, che è quella dall'altra parte, che adesso vado a mostrarvi rigirando il nostro avorio. Eccolo qua, dove i 3 fanciulli, partendo dalla base, tra l'altro guardate anche l'idea di poggiare i loro arti sulle schiene per raggiungere la cima di questa costruzione in legno, dove un giovane protagonista con il retino sta cercando di recuperare le uova che si trovano dentro il nido. Sono 2 capolavori degni di una mostra di internazionale. Gli avori, signori, sono sempre più ricercati. Quando hanno questa qualità, sono naturalmente da non perdere per nulla al mondo. Tra l'altro, li potete pagare a vostro piacimento, quindi potete usufruire di tutte le nostre agevolazioni. Siamo nel 19 secolo. Sono 2 capolavori. Chiamateci, vi diremo immediatamente le cifre richieste. Poi altri 2 candelieri, anche qui da sballo. Io voglio lasciarvi un po' in suspense, in modo che voglio vedere quanti siano presenti subito nei primi giri di lancette per non perdere le nostre straordinarie opere come i 2 candelieri Margherita che abbiamo e dei quali parleremo subito. Poi abbiamo altri avori, anzi, fermiamoci subito alle mie spalle perché anche qui siamo nel 500 con le 2 colonne in legno intagliate, dorate, motivi a grottesca con questi mascheroni così cinquecenteschi, ricordano Boboli, ricordano gli scultori fiorentini, ma anche romani.
nelle decorazioni delle ville, degli spazi, spesso anche pubblici, desideravano, da una parte, occhieggiare modelli antichi e dall'altro introdurre invece, come questi due angeli, dei riferimenti, religiosi. Quindi classici, ma anche, siamo nella Roma naturalmente del 5 e del 600, la presenza degli angeli viene contemplata. Sono due sculture sostanzialmente e guardino i due capitelli compositi per cui abbiamo le volute e le foglie d'acanto. Poi scendendo lungo il fusto della colonna, i due mascheroni, le conchiglie. E questi giochi di appunto foglie che si susseguono fino ad arrivare al centro dove abbiamo delle roselline. Sono due colonne da museo anche in questo caso. E tra l'altro torno proprio da dei musei internazionali molto molto importanti in questi giorni e devo dire che potrebbero stare tranquillamente nei due musei che ho visitato. A 8.000 euro la misura delle colonne. Scusate, a 8.000 euro la richiesta. Potete collocarle nei vostri luoghi abitativi. Saluto l'amico di Roma che ha preso quelle due bellissime neoclassiche color panna e oro. Qui siamo nel 500, sono due capolavori dal basamento, la struttura. Sono intagliate anche sul retro, lo ricordo. E dorate a 8.000 euro. Poi un comò lombardo anche qui degno del Castello Sforzesco, mosso, contromosso, Luigi XV, radica di noce, filetto in bosso, 24.000 euro la richiesta. Questo è un capolavoro di ebanisteria del Settecento, intatto. Avevamo un amico di Roma, tra l'altro, che ce lo aveva chiesto. Per cui ho il piacere di presentarlo, è mosso sul fianco, mosso sul fronte, guardate la goletta. Ma poi il calore di questo mobile, il calore dato dalle tinte chiare, dove il noce e la radica, vedete, vanno a interagire, e tutti i filetti in noce e bosso. A 24.000 euro è la richiesta che vi stiamo formulando. Poi andiamo a vedere rapidamente anche la coppia numero 6, ci collegheremo con l'amico dottor Bruno da Asti che pensate ci racconterà, essendo lui un grandissimo esperto di storia, di personaggi storici, di costumi, quale sia il protagonista, che qui veniamo incoronato dall'oro e qui vediamo prendere delle misure dinanzi a un mappamondo, una bussola, un calamaio e degli strumenti di lavoro, ha individuato, pensate, l'amico Bruno, il soggetto di questi due quadri. Noi ve li presentiamo ancora alla medesima cifra, solo per questa sera. Io non ve la dico ora, ci chiamate, è una cifra naturalmente assolutamente vantaggiosa, ma dato che abbiamo scoperto il personaggio storico, posso dire che siamo tra la fine del 400 e l'inizio del 500. I dipinti sono invece della seconda metà del Cinquecento di area veneta. E quando vi diremo di chi si tratta la figura al centro, qui vediamo in una preziosa veste coronata dall'ermellino, che era appannaggio naturalmente dei grandi ricchi dell'epoca, la gorgiera cinquecentesca. Io appunto ero a New York alla Frick Collection. E ho avuto il piacere di osservare la mostra dedicata a Giovan Battista Moroni, per cui il piacere di essere nella capitale mondiale del mondo dal punto di vista finanziario, dal punto di vista amministrativo, politico, a Manhattan, entrare alla Frick Collection, che è questa grande collezione che il signor Frick all'inizio del secolo andò realizzando, una collezione all'interno della sua casa, e ho pensato a molti di voi, alle vostre collezioni, chiaro, Frick ha Rembrandt, Velázquez. Tutti i più grandi pittori del 5 e del 600, Tiziano, ma anche Hans Holbein, Giovanni Bellini, e una camera a fianco, la mostra dedicata a Moroni, un pittore tra l'altro nato ad Albino vicino a Bergamo, per cui da un piccolo centro periferico come Albino ad arrivare a New York. E lì,
Moroni ha appunto costumi simili a quello del personaggio che vi sto facendo vedere io. Col dottor Bruno Draccone, verso le 18.30, con un intervento telefonico, vi diremo i due effigiati. Al numero 5, invece, un'altra novità di questa sera, una bella tavola veneta, siamo anche qui nel XVI secolo, Madonna con Bambino e Santa Caterina d'Alessandria, novità assoluta, l'ambito è quello di Polidoro Veneziano, detto Polidoro Veneto, pittore nato a Lanciano, ecco perché è Polidoro da Lanciano in Abruzzo, saluto gli amici delle Marche dell'Abruzzo. Ecco, fermati sull'uccellino, Valentina. Il cardellino ha un significato, in questo caso, naturalmente simbolico. Con la testa rossa allude alla passione del Cristo. Allora, ecco che, vedete, tra l'altro il cardellino sembra volare via, proprio non partecipa alla scena, mentre il bambino di Gesù rivolge il suo capo verso San Giovannino, che è verso Santa Caterina, che appunto con la palma del martirio, con la ruota appena accennata, evidenzia il suo status, naturalmente regale, perché poi anche il giro di la pettinatura ne caratterizza la nobiltà. Insomma, è una tavola molto ben conservata, dell'ambito di Polidoro, veniva detto Polidoro Veneziano, che è un pittore che si era formato a Roma osservando naturalmente Tiziano, pare essere stato proprio nella sua bottega, in particolare in quella del figlio Francesco Vecellio, bottega di Tiziano proseguì con il figlio. Poi le suggestioni sono quelle di Bonifacio Veronese, ma anche di Paris Bordon, per cui un linguaggio pittorico anche, direi, piuttosto corsivo, molto immediato. Guardate anche l'idea di questo paesaggio reso con delle grandi pennellate. Allora, abbiamo altre richieste per gli avori, andiamo a rivederli, signori, per questi due avori. Sono degni di una Wunderkammer, sono due gruppi straordinari. Ora vi darò i prezzi, così anche gli altri. Ah, che bello, complimenti, questo è un avorio eccezionale, è una collezione che abbiamo acquisito questa sera per un amico di Roma. Oh, complimenti, nuovo amico? Certo, venerdì e sabato siamo a Roma, ormai ci andiamo tutte le settimane, anzi ricordo anche se ci fossero vostri conoscenti che volessero vendere arredi, dipinti, mobili, sculture, noi siamo i primi ad acquisirli, così come tutti i giorni sul più grande quotidiano nazionale viene ricordato, l'avrete visto in molti, l'ha vista anche Valentina, mi diceva prima la nostra fotografia dove appunto diciamo che acquistiamo le opere, la faremo anche vedere. Allora, complimenti per Roma, l'architetto è bellissimo questa sera da Pitti Uomo, complimenti anche a lui. Allora, in conferma, molto molto bene. Signori, attenzione perché abbiamo anche l'altro che vado a mettere sul desco delle meraviglie, perché ne abbiamo altri due. Allora, eccolo qua. Guardate cosa è questo personaggio a 6.000 euro che vi stiamo presentando. Anche qui straordinario. Intatto, firmato. Sulla base, signori, questa è una collezione, questi tre pezzi, il primo confermato e questi altri due, da capogiro. Non perdiateli perché sarà difficile ripresentarvi altri avori Meiji di questa fattura, di questa qualità, di questa intattezza. Guardino le... Allora, andiamo a vedere anche i candelabri. Ecco, vedi, quando abbiamo le meraviglie, anche questi candelabri, qui ho avuto una proposta scritta da un collega, da un mercante francese. L'ho fermato, gli ho detto, venite a vederli lunedì, perché voglio che a questa cifra entrino nelle vostre case, perché voglio darvi il meglio della nostra richiesta, della nostra ricerca, della nostra passione. Noi a 360 gradi, mi metto qui in mezzo, vale. Anzi, vai sui candelieri, che dobbiamo vendere loro e non il suddetto... appassionato d'arte. Allora,
Cominciano a ripartire tutte le chiamate, perché qui abbiamo due... tra l'altro ha una cifra, signori, che non vi voglio dire, voglio che siate voi a chiamarci e a confermarli. Dovete essere... non siate timidi nella vita, perché essere timidi non serve a nulla. Dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista delle esperienze, a 02 29 50 90 57 risponde Margherita, risponde Francesco, rispondo io, siamo in famiglia, ma non è perdere a nulla al mondo. Signori, vi sto chiedendo la cifra che è la metà del loro valore. Questi o oggi li confermate, o ahimè, io poi domattina devo presentarli all'amico francese e sono sicuro che non li farà volare via per nulla al mondo l'eleganza, la qualità di due candelieri strepitosi che stiamo presentando. Signori, queste sono tutte novità, avrete capito, abbiamo fatto un blocco di oggettistica da capogiro, ve li metto vicini, pensateli al centro della vostra tavola, scusate le spalle, tra l'altro sono pesantissimi, pensateli davvero o nella vostra residenza qui in conferma, molto bene, allora in conferma, signori, guardate cosa avete confermato, signori, guardate cosa avete confermato, complimenti, complimenti, in conferma, questa è la trasmissione che vogliamo fare, questo è il piacere di essere con voi alla domenica, di acquistare nelle case e chiamato in regia architetto e di portare a casa le meraviglie. Siamo stanchi di lasciare i soldi fermi, senza alcun senso, o bloccati, anzi col perdere i loro denari, abbiamo il desiderio di trasformarli in bellezza e alle cifre. Allora, richiesta anche, andiamo sul terzo avorio, scusate, non avevo capito. Allora, anche questi due sono sempre dello stesso blocco, signori, da non perdere, collezionisti, scegliate l'eccellenza. Scegliere l'eccellenza paga sempre nella vita. Ve lo dice uno che è costretto a naturalmente fare conti di bilancio. Voi che non dovete rivenderli oggi o domani, avete l'imperativo morale, l'imperativo naturalmente firmato anche questo naturalmente, eccolo qua, perché questi sono un trittico di avori da capogiro, eccolo qua firmato, Menji, Giappone, 1870. Qui state portando a casa degli oggetti dei quali dovrete fare pagare il biglietto per gli amici che entreranno in casa. Allora Margherita, diamo anche le cifre, spostiamo i candelieri architetto cortesemente, visto che sono stati confermati, un inizio indimenticabile, architetto altra chiamata, allora lasciamo giù i candelieri, se ne vanno, guardate, ve lo faccio vedere l'ultimo secondo, erano strepitosi, d'altro canto, pensate, l'arte è unica, ogni lasciata è persa, questo è che vorrei capiste. Ogni lasciata è persa. Valentina, sai i miei rammarici notturni di opere perdute perché io non volevo spendere i 2000 euro in più per fissarmi, e poi li perdi e non li trovi più. Non è che dopo domani dici no, ho capito che valevano 1000 euro in più, 2000. Io tra l'altro devo comprare per vendere a voi, per cui ho anche questo vincolo. Voi che vi godete tutta una vita avete la serenità di acquistare opere belle a prezzi davvero vantaggiosi, perché noi siamo costretti naturalmente per avere questa struttura che non è soltanto l'appuntamento televisivo, andiamo a rivedere gli avori nel frattempo, ma è anche la presenza a tutte le più grandi mostre italiane. Siamo stati ad Amar, siamo appena tornati da Saluzzo, anche lì grande, grande successo, che significa che voi state acquisendo in una galleria iscritta alla Federazione Italiana Mercanti d'Arte, che naturalmente presenta opere con i conforti dei più grandi studiosi di riferimento. Valentina, forse abbiamo un'altra chiamata, abbiamo tutte le linee piene, come mai andiamo sulla Valentina, terza linea, vai tu per piacere. Abbiamo addirittura il cameraman, tra poco chiamiamo il portinaio a rispondere. Ma d'altro canto, signori, quando le opere hanno queste cifre, e voi siete tutti esperti naturalmente perché siete un pubblico molto colto, la nostra trasmissione che spero abbia anche un significato divulgativo, e ringrazio tutti coloro che ce lo riconoscono, perché sono in moltissimi che tra l'altro alle fiere, io provo ad andare io a fare la telecamera, ecco, vedete, no, si gira, ecco, scusate, ma manca Valentina e provo io a fare il cameraman con pessimi risultati naturalmente, no dai, sono riuscito a
presentarveli. Allora, guardate il gruppo di il pescatore con la sua famiglia, sostanzialmente questi bambini sulle ceste. Guardate la morbidezza della resa, degli elementi che stiamo osservando. Signori, sembrano scolpiti nel burro, tanto sono morbidi, tanto sono deliziosi nei più singoli particolari e dal vero saranno ancora più belli. Il gruppo? Con la Pianitec. Allora, in conferma anche l'altro avorio, signori, d'altro canto, questa sera abbiamo una collezione museale. Allora, abbiamo una richiesta anche per il terzo. Allora, il secondo è in conferma, eccolo qua. Complimenti, magnifica anche questa composizione. Da domani partiamo, siamo in Emilia martedì, siamo a Roma venerdì e sabato. Tra l'altro saluto anche gli amici di Catania. Signori, ne è rimasto solo uno, questa è una collezione che andrebbe in un museo, dovrebbe andare ad arricchire naturalmente, attenzione perché gli avori sono molto molto preziosi come materiale, come struttura, come integrità. Andiamo a vedere il terzo a 6.000 euro, è l'ultimo rimasto della collezione museale. Quanto, Marghe? Questo? Allora, a 6.000 euro, non 7.500 come mi hanno riferito dalla regia, a 6.000 euro. Anche qui, 6.000 euro. Avanti, allora, anzi, facciamo vedere ancora il candeliere per una volta. Eccolo qui, complimenti, chi li porterà a casa veramente arricchirà di luce, di bellezza, la propria presenza. Prego, Onivà. Allora, siccome ho iniziato tutto con delle conferme di oggetti molto preziosi, eleganti, internazionali, adesso facciamo un piccolo salto, veramente breve, in un mondo diametralmente opposto. Proprio per farvi capire quanto. Ah, poi mamma mia questo. Mamma mia, cos'è questo arredo sul quale andremo tra poco? Io spero si possa percepire da casa la sua eleganza, la sua qualità. Allora, è un arredo, anche questo, di grande, grande rarità. Innanzitutto, dal punto di vista stilistico, io toglierei questo bel cerbiatto di Gariboldi, perché lo mettiamo di là dove c'erano i candelieri. Eccolo qua. È un arredo che ha elementi proto-neoclassici. Questa mossa è ancora settecentesca, vedete? Cioè è ancora Luigi XV, scusate. Ma già l'equilibrio, la parte strutturale, il piede che tende al tronco piramidale, anche se non lo è, riportano a Luigi XVI. Ecco, guardate la greca. Questa greca, vedete, è un motivo tipico delle scuole di ornato. Delle scuole di ornato, ricordo l'Albertolli a Milano, ma anche Petitot a Parma, del mondo delle accademie che riprendono elementi dall'antico. Vai piano Valentina, perché è come se leggessimo una miniatura, è come se leggessimo un codice miniato del 300, dove ogni singolo dettaglio, che sono le roselle, le rosettine in noce, che sono i filetti in bois de rose, in bois de violette, Allora, torniamo alle due vergini. Signori, questo è un arredo sul quale vi voglio presenti perché davvero è favoloso. Allora, andiamo di corsa sulle due Madonne, ne abbiamo una più interessante dell'altra, attribuita a un maestro che nacque a Lucca, si formò a Siena,
osservando il Sodoma formandosi all'interno della bottega di Beccafumi. Si trasferì poi verso gli anni 20, siamo nel 1520, a Parma, dove lavorando nel Duomo e prima ancora in San Giovanni, a fianco di Correggio, a fianco di Parmigianino, Michelangelo Anselmi, al quale è attribuita questa Madonna con Bambino, con San Giovannino e San Giuseppe, ebbe modo di formarsi. Per cui da una parte... Allora, facciamolo correre dall'altra parte, allora cominciamo con l'altra, con la numero 5. Margherita, abbiamo anche delle, per cortesia, referenze dalla regia, sia per quanto concerne il numero 5 e ancor più il 7. Allora, il numero 5 è questa inedita, come del resto il numero 7, Madonna con il Bambino, eccolo qua, e Santa Caterina, che vediamo e riconosciamo dalla sua palma del martirio, dalla ruota che ne è simbolo, che ne è simbolo di quel martirio alla quale la Santa Regina, la giovane Santa Regina, venne condannata da Massenzio per la sua volontà di non rinnegare il cristianesimo, pensate. Quindi è un'immagine molto bella. Stiamo sulla Santa Caterina Valentina, perché non possiamo non apprezzarne la ricercatezza della capigliatura, con questi colpi dorati nei suoi capelli biondi, con questi passaggi di luce sul volto rosa di una santa il cui sguardo è rivolto verso naturalmente il Bambino Gesù. Parliamo di un olio su tavola, misura 38x54, con la cornice elegante, intagliata e dorata, la misura arriva a 55x70 cm. E in questo caso siamo in Veneto, siamo a Venezia, e l'ambito è quello di Polidoro De Renzi, detto Polidoro da Lanciano. Nato a Lanciano nel 1515, e trasferitosi ben presto a Venezia, dove risulta appunto iscritto nel 1536 nella fraglia dei pittori veneziani. La sua cultura è quella relativa al grande Tiziano, naturalmente. Tiziano a mio avviso, tra l'altro, è da paragonarsi a Michelangelo, a Leonardo, a Raffaello, infatti sono quei maestri con Correggio che sono considerati i grandissimi sommi della pittura italiana all'inizio del Cinquecento. Tiziano è un Tiziano classico, quello degli anni 30 e 40, poi cambierà uno stile e andrà verso altri tipi di pennellate, e qui probabilmente Polidoro incontra il linguaggio tizianesco all'interno della bottega di Francesco Veceglio, che ne è il figlio. Per cui ecco che allora si forma quel colorismo tutto veneziano, dal manto rosso della Vergine a quei cieli, a quei paesaggi aperti sullo sfondo. Ecco, queste sono immagini tratte dalla monografia di questo pittore che rimarrà a Venezia per tutta la vita, fino al 1565. Guardino, Margherita, li metta cortesemente uno sopra l'altro, i due dipinti, le analogie formali, guardino l'equivalenza tra quella Vergine che si trova al centro e sostiene il San Gesù, scusate, Gesù che è rivolto invece verso il San Giovannino, e l'analoga eleganza con le stesse pose, con gli stessi volti, quello della Santa, concedetemi, è sovrapponibile al nostro. A 6.000 euro, a soltanto 6.000 euro. Quadro conservato molto bene, e del quale, ecco, qui andiamo a vedere altre immagini che ci riportano a Polidoro Veneto. Avanti, ecco qua, avanti. Perfetto, questa è tutta una carrellata, vedete, di immagini relativa a Polidoro, che non solo
si forma, lo ripeto, nella scia della grande pittura tizianesca, ma che poi conosce anche i modi pittorici così ben caratterizzati di Bonifacio Veronese e di Paris Bordon. Tornando alla nostra tavola, amici telespettatori, non possiamo che soffermarci su un elemento all'apparente visione degno di una di un naturalismo quasi presentesco, ma in realtà un cardellino dal profondo significato simbolico. Lo ricordo, il volatile dal capo caratterizzato dal rosso, lo vedete, questo piumaggio rosso intorno alla testa, diventa il simbolo della passione. Per cui il Cristo Gesù bambino, già nelle proprie mani, evidenzia quello che sarà il compimento delle sacre scritture, la sua passione. Guardate poi il gioco, la triangolazione tra gli sguardi dei protagonisti, vedete la Vergine, Santa Caterina, e guardino anche l'idea di questa coda dorata che scivola elegante sulle sue spalle. Le donne della Venezia di metà Cinquecento sono le donne dipinte da Palma il Vecchio, sono le donne che Paolo Veronese dipingerà, sono matrone classicheggianti, dei capelli biondi, dagli occhi azzurri, e da naturalmente la grande, grande eleganza. Lo si vede nei capelli, nelle capigliature, lo si osserva nelle vesti. A 6.000 euro per l'amico che ci ha chiamato non so da dove, 55 per 70, ma dove sarà? Andremo a portare insieme a tante altre meraviglie la nostra tavola. Qualora invece scegliesse un altro mondo pittorico, sempre diciamo negli stessi anni, qui siamo ancora prima, siamo con la Madonna, il Bambin Gesù, San Giovannino, ecco che torna quello che abbiamo visto nelle opere di Polidoro precedentemente dalla regia messe in onda. In questo caso il Bambin Gesù incontra San Giovannino in un linguaggio invece completamente differente, che ci riporta ad un pittore, pensate, nato a Lucca intorno al 1491 e morto a Parma nel 56, che mostra un altro modo di dipingere rispetto a Polidoro. Non prevale il disegno, non prevale il colore, ma il disegno. Perché? Perché si forma ben presto a Siena, dove è citato nel 1511 per la prima volta, ed è allievo di Sodoma, nella città naturalmente toscana, di Bartolomeo Neroni, ma subì anche influenze del Beccafumi. E tutto beccafuminiano è, concedetemi, l'utilizzo di questi colori, dall'arancio al rosso al giallo, vedete, una tavolozza ormai manierista. E D'Anselmi, al quale è attribuita questa tela, che misura 69x59 con la sua cornice, guardate che bello il passaggio di quella veste tra la mano sinistra di Maria e quella del Bambino Gesù, che molto umanamente dall'altra parte accoglie in una serie di rispondenze gestuali davvero uniche il San Giovannino. Possiamo mettere anche dalla regia dei riferimenti a Sodoma, che dal 1520 è documentato come pittore a Parma, vi arriva nel 15, ma dal 20 è lì operoso. E negli anni 22-23, parliamo sempre del 1522, nel 1523 siamo all'inizio del 500 appunto, dipinge diversi affreschi in San Giovanni Evangelista, dove a fianco all'Anselmi si trovavano due straordinari artisti, proprio emiliani, proprio parmensi, il Correggio, che dipinge la cupola di San Giovanni, e Parmigianino, le cappelle laterali, e quindi al loro fianco ne coglie le raffinatezze, ne coglie naturalmente quella sensualità che è tutta correggesca. E allora questo dipinto, questo pittore, da un lato evidenzia la classicità della cultura manierista senese e dall'altra invece la sensualità tutta correggesca. A 7.500 euro dalla regia cortesemente,
i riferimenti al museo di Capodimonte a Napoli, dove dai Farnese giunsero queste opere. Vedete anche qui la qualità dell'Anselmi, questo quello invece della Galleria Nazionale di Parma, per cui Parma, Galleria Nazionale di Parma, Madonna con Bambino San Giovannino, Napoli, Capodimonte. Dottoressa, cortesemente le sovrapponga, perché solo sovrapponendole diamo ai nostri telespettatori gli elementi per cogliere cosa stiamo presentando questa sera, cosa stiamo loro proponendo, non a 15.000 euro, non a 20.000 euro, ma a 7.500 euro. Valentina, questo lo metti in un'asta in Germania, lo metti in un'asta negli Stati Uniti, dove sono stato una settimana fa per voi a vedere il mercato, ho visto delle collezioni, ho visto la mostra, la Free Collection, dove c'è il Moroni del mio amico, che tra l'altro è un quadro straordinario. Ecco, lì un quadro così ti fa 20.000 dollari. Noi a 7.500 euro, quando il riferimento a sinistra è al Museo di Capodimonte, dove si trovano Caravaggio, dove si trovano i Bruegel, dove si trovano i magnifici maestri del naturalismo e del barocco, Luca Giordano, Mattia Preti, Napoletano, e dove si trova l'Anselmi. 7.500 euro, Onivà. Poi, le due cartapeste al numero successivo. Ricordo, scusate, prima di andare alle cartapeste, facciamo una piccola retromarcia, Valentina, perché è il numero 6, di quale non vi chiedo il prezzo, non vi dico il prezzo, ma vi dico che sarà così solo per stasera, come sarebbe stato con i candelieri, che domani erano già venduti a un collega francese, ma ho voluto che foste voi, perché voi naturalmente, chi acquisterà alla cifra che si è sentito dire, quei due candelieri, la domenica pomeriggio, e naturalmente tornerà sul nostro canale. Ci fa piacere che chi acquista dalla Sant'Antiqua, avremo un ospite domenica prossima, un nostro collezionista, proprio a parlarci di questi concetti, rimane a noi legato. È naturalmente, tra l'altro, una trasmissione che offre ogni tipo di opera, per cui potete davvero spaziare la qualità, la conservazione e una proposta economica per voi assolutamente vantaggiosa. È la prima cosa a cui penso quando compro, devono essere gli elementi che vi porteranno a chiamare il nostro numero. Qui siamo di fronte ad un personaggio storico, con tutta l'onestà del mondo, seppure chi vi parla ha due lauree in storia dell'arte ed è perito del tribunale, non ero riuscito a individuare con certezza il significato di queste due opere. Uno studioso che tra poco avremo il modo di ospitare telefonicamente in diretta dal Piemonte, ha individuato il protagonista di queste due opere. Anzi, lascerei a voi da casa anche, visto che abbiamo moltissimi professori che ci seguono, e saluto coloro che sono stati miei professori all'università, molti ricercatori, molti colleghi ai quali rivolgo il mio saluto e ringrazio di essere con noi presenti, posso davvero fare una scommessa: chi potesse dirci il nome di questo personaggio? Vi do alcuni indizi, no, non ve li do perché sennò diventa facile. Visse tra la fine del 400 e l'inizio del 500. I quadri sono da invece collocarsi, diciamo, intorno alla metà del 500 o al limite alla fine, comunque nella seconda metà del 500. Il prezzo per questa sera sarà il medesimo, poi avranno una, questa volta, indicazione museale, perché è un personaggio storico rarissimo che ha scritto la grande storia universale tra la fine del 400 e l'inizio del 500. Solo tu, caro Bruno, potevi arrivarci, e ti ringrazio. Alle 18.30 sarai in diretta telefonica. Allora, proseguiamo. Toscana, coppie di angeli reggicero, papier-mâché, la tecnica, 66x20x14, le misure, ottima la conservazione, piumaggio giocato nelle tinte del blu, dell'oro, basamento a quattro putti con lo stemma gentilizio, lo ripeto, 6.000 euro è la richiesta che vi stiamo formulando. Ricordo, potete anche decidere di pagare con comode rate, per cui fino a 5.000 euro il tasso è il tasso zero, vogliono dire 416 euro mensili, che realizzeremo con tutta la calma del mondo. Veniamo con una piccola macchina, che con me, devo dire, non funziona molto frequentemente, ma con tutti gli altri sì, si inserisce
nel codice a barre o il vostro assegno o il bancomat, e poi per le singole mensilità fino a 12 e fino a un massimo di 5.000 euro viene dilazionato con un addebito diretto sul vostro conto, per cui 5.000 euro sono 416 euro, chi volesse fare 2.500 sono 213, semplicissimo. Chi invece decidesse per cifre superiori di utilizzare lo strumento del finanziamento 24-48 mesi, anche lì le rate saranno piccole piccole, la cifra sarà molto importante. Buonasera, è venuta a trovarci una grande collezionista in studio con la figlia altrettanto appassionata. E vi dicevo, anche lì andremo a creare un tasso agevolato, ve ne paghiamo la metà noi e la metà voi. Coppia di angeli Regicero, l'altezza è 84 cm, la richiesta economica è quella dei 7.000 euro. Guardate la dolcezza di queste sculture e mosse, che come gli angeli abbiamo imparato ad osservare in molti dipinti, sono sospesi sulle nuvole. Sono sospesi sulle nuvole, sono, e qui siamo all'inizio del Seicento, mossi non solo nelle loro splendide veste che ancora evidenziano i tratti della policromia rossa e blu, poi il blu tende a virare sul verde, ma hanno, guardate, anche una gestualità estremamente teatrale, hanno una profonda attenzione al dato naturalistico. Guardino, queste ciocche di capelli, guardino l'attenzione ai loro volti, nonché una dolcezza. Gli angeli sono messaggeri divini, sono immagini, telespettatori, che per tutta la vita, Valentina, avrete nelle vostre collezioni, avrete modo di osservare rientrando da casa magari stanchi, andando a coricarvi la sera con immagini angeliche. Gli angeli sono i messaggeri divini, ma sono anche, ed erano al tempo quando la corrente elettrica non esisteva, elementi sui quali, ecco perché detti Reggicero, venivano collocati, e qui abbiamo ancora la struttura che lo indica, venivano collocate le candele, venivano collocati i ceri a 7.500 euro, la coppia di angeli misurano 84 centimetri, favolosi. A seguire poi tutta una serie di nature morte, il numero 8 è un pandan, qui siamo in ambito piemontese, e al centro invece è la natura morta attribuita a Dupin, che è un pittore francese e operoso a Roma, un pittore che dipinge, vediamo molto spesso, queste vasellame sul quale riflette l'argento, caspò di fiori affascinanti, vede Mario dei Fiori, vede tutta la natura morta. Vede una grande, grande ricchezza floreale. Allora, abbiamo una richiesta per il grande dipinto invece di Natura Morta, ferma Valentina, diamo prima i prezzi anche del numero 8 e del numero 9. Allora, il numero 8, la coppia di Nature Morte, queste, signora, potrebbero andare molto bene, questa coppia di Nature Morte. No, 7,5. Allora, andiamo a vedere i due dipinti a 7.500 euro. Questo, signora, abbiamo una telespettatrice molto colta, pensi, è un protagonista, è un personaggio che ha scoperto l'America. Questo è, ci collegheremo poi con uno studioso che ci porterà a... signori, insomma, è Juan de León. Costui con Cristoforo Colombo attraversò il mondo e andò alla conquista, alla scoperta della Nuova America. Il dottor Bruno, che avremo presente, ha individuato i soggetti. Questo è il Conquistadores che nel 1493 fu sulla caravella di Cristoforo Colombo, che sta prendendo le misure per il proprio viaggio. Guardate, ha il calamaio, ha la bussola nell'angolo del tavolo e ha il mappamondo dietro. Nel contempo sta preparando, sta forgiando le armi. Signori, a 7.500
solo questa sera, perché poi lo proponiamo ai musei americani che Juan de León non l'hanno mai visto, e qui sono due quadri da chiedere poi i 20, i 30 mila euro. Ecco il conquistatore tornato, la ricchezza lo sta celebrando con l'alloro. Ecco le caravelle sullo sfondo, ecco le monete, ecco l'abito con l'ermellino. È diventato ricco. Pensate, scoprì la Florida, è lo scopritore della Florida, che voleva dire terra fiorita in spagnolo, perché lui arrivò, trova delle meraviglie, e in Florida stava cercando la fonte dell'eterna giovinezza. Per cui è un racconto straordinario. Tra l'altro, vedete, il personaggio dalla partenza al ritorno, quando si trova dinanzi a questo porto, ha trascorso degli anni, dai bei capelli e dalla barba bruna che aveva prima di partire. Di fronte a lui si trova Marte, di fronte a lui si trova il dio della guerra che sta, vedete, di fronte, ci sta osservando, magnifico il piumaggio. Siamo in area veneta, siamo nella seconda metà del Cinquecento, ma soprattutto siamo di fronte a uno dei protagonisti della storia. Io preferirei che non confermaste le opere 7 e 5, perché poi da domani il dottor Picco scriverà ai musei americani, scriverà alle aste americane, perché questo è il conquistatore della loro terra, e trovarlo è stato veramente, come si suol dire, un colpo di fortuna, perché non l'avevamo capito. Noi alla stessa cifra, per onestà intellettuale, sarebbe bello che ci collegassimo con il dottor Bruno. Allora, Federico, confermo le opere per l'amico Antonio, numero 6, questa sono del Campanello. L'amico Antonio dalla Sardegna? Antonio, sono felice che i dipinti vengano da te, perché tu hai scritto la storia del Museo di Arte Sacra Magnifica. Questi sono due quadri che hai fatto tombola, perché un'asta americana che presenta due quadri del Cinquecento eleganti, con il porto, con le ricchezze, con il vasellame, con tutto quello che il nuovo mondo stava portando in Europa. La Sardegna è un'isola, le navi passavano, e da qui, da Genova, con Cristoforo Colombo nel 1493, Juan de León era partito. E pensi a Antonio, che fu il figlio Diego, il figlio di Diego Colombo, che allontanò da Puerto Rico Juan de León. Juan de León era diventato estremamente ricco, aveva colonizzato gli indigeni, li aveva resi sostanzialmente... Sì. Allora, partiamo in diretta col dottor Bruno, che ci dobbiamo confermare. E allora, sono confermati, ahimè, bravissimo Antonio, hai fatto un colpo unico, poi ti cerchiamo le immagini, perché questi avrebbero fatto tombola, ma io ho voluto che foste voi, come chi ha prenotato i candelieri, chi ha prenotato tutta la collezione di avori, e sarà molto soddisfatto a portarseli in casa. Appena il dottor Bruno sarà pronto da Asti, avremo il piacere di collegarci con lui per imparare la storia. Grazie Bruno, noi non lo abbiamo capito, lui ha fatto tutto uno studio e ci è arrivato. Valentina, andiamo dalla signora di Brescia, che ha portato in casa un quadro meraviglioso. So che l'aveva sopra la testa del letto e pensava che adesso è il marito, per cui ha avuto qualche preoccupazione nel collocarlo. È venuto l'architetto, l'abbiamo collocato, anzi credo ci siano anche delle immagini. Signora, questa è la natura morta, poi le devo mandare anche le sedie che ci eravamo detti quando siamo venuti a portarle, degna della sua collezione. Questa natura morta che riporta alla prima perizia del professor Cottino ad Abraham Bruegel. Poi è stato rivisto naturalmente il corpus delle opere di Bruegel, ora abbiamo il parere del professor Alberto Crispo, un altro luminare per quanto concerne la natura in posa, la bella natura morta barocca. Il prezzo è naturalmente virato verso l'attribuzione... Allora, a 4.800 euro anche questo è un regalo che vi sto facendo. Ho fatto il blocchettino in un attico qui a Milano, dove c'erano le due nature morte floreali con il vaso di fiori. Ecco, questo è il gusto tutto francesizzante. Questo è il gusto delle belle case dove si trovava Boucher, dove si trovava Fragonard, dove si trovavano quei caminetti in marmo, quelle pendulerie in bronzo dorato. Sì. Mostravano questi quadri, quadri arcadici, delicati, dolci, dove la nobiltà francese, prima di essere ghigliottinata, amava sognare, amava allontanarsi. Spesso abbiamo pastorali, in questo caso invece no, abbiamo un giardino con
con la coppia di vasi, ricordo naturalmente il mondo anche, non solo francese, ma piemontese, dei Beaumont, della Gilli, di Rapus, rose delicate che scendono e scivolano su uno sfondo, vedete, giocato sugli azzurri e sui violetti, a 4.800 euro le opere. Allora, abbiamo il dottor Bruno Draccone, che è uno dei massimi studiosi di storia del costume. Buonasera, Bruno. Pronto? Qui NASA, voi Luna. Ciao Bruno, tutto bene? Buongiorno. Un conquistatore spagnolo, Juan Ponce de León. Allora, il dipinto doppio va letto in questo senso. Allora, primo il dipinto sulla destra, dove si vede questo spagnolo in povere vesti, perché apparteneva Bruno, che apparteneva a una famiglia povera, nobile ma impoveritasi, della zona di Valladolid in Spagna, il quale ha sulla sua destra un libro, ecco, se si può inquadrare. Sì. Insieme al compasso, questo libro è probabilmente il Romanzo di Alessandro, un libro greco attribuito a uno pseudo Callistene, dove si raccontavano le vicende di Alessandro Magno, ma vicende fantastiche, tutte diverse da quelle che sono successe in verità, e dove si parlava di una fontana della giovinezza che quell'epoca, siamo nel XII secolo, perché sono poemi medievali francesi ricavati da questo libro, si attribuivano nell'est Europa. Invece l'intuizione era che questa fontana si trovasse nelle terre a ovest, non a est. E lui è raffigurato con il compasso, dove disegna le rotte da seguire, il mappamondo e gli strumenti per costruire le navi e le armi. Infatti sulla destra del dipinto si vede il dio Marte che lo invita a partecipare ai fatti d'armi, alle conquiste, e si vede anche un fusto di cannone piccolo all'estremità destra del quadro. Ah, eccolo là, sì. Se lo riusciamo a inquadrarlo, vale, per favore. Ecco, dobbiamo inquadrarlo bene. Sì, sì, si intravede. Ecco, si vede questo fusto di cannone. Questo Juan Ponce de León partecipò nel 1493 al secondo viaggio di Colombo, quello che aveva per meta l'esplorazione dell'isola di Hispaniola, l'isola che adesso si trova a est di Cuba e che comprende le due repubbliche di Haiti e di Santo Domingo. Okay. Diventò in seguito governatore di Hispaniola e venne a sua volta in rotta con il figlio di Diego Colombo, di Cristoforo Colombo, Diego Colombo, il quale lo accusò di aver avuto problemi di malversazione verso gli indigeni. Nel 1503 lasciò la carica di governatore di Hispaniola per andare a esplorare altre terre che si trovavano intorno all'isola di Hispaniola e scoprì l'isola di Puerto Rico, dove si può vedere nel dipinto a sinistra il palazzo del futuro palazzo del governatore, dove fondò appunto una città che chiamò Caparra e che adesso è San Juan de Puerto Rico, la capitale dell'isola.
che appartiene amministrativamente agli Stati Uniti. Si vede la caravella ancorata, ormeggiata nel porto, il palazzo del governatore, e Puerto Rico era stata dipinta in quell'epoca come ricchissima d'oro, e questo spiega nella parte inferiore del dipinto il cofano pieno di monete d'oro. Benissimo. Ecco, e si può vedere infatti lui alla mano dentro il cofano che tocca le monete d'oro. La carica, il mantello di Ermellino rappresenta la sua carica di governatore. Fu infatti governatore di Puerto Rico. Nel 1508, quindi 5 anni dopo, lasciò questa carica per andare a cercare questa fontana della giovinezza, che in effetti lui cercava già all'inizio del viaggio con Cristoforo Colombo, che secondo le notizie pervenute all'epoca si trovava nell'isola di Bimini. Attualmente l'isola di Bimini è un'isola che appartiene alle isole Bahamas, la Repubblica delle Isole Bahamas, e che ha un significato magico fantastico, proprio per perpetuare quel romanzo fantastico di Alessandro, perché è considerato il punto di partenza del famoso triangolo delle Bermude. Esplorando queste isole arrivò a toccare la costa orientale della Florida, per cui Juan Ponce de León si ritiene il primo europeo in assoluto a raggiungere le coste del Nord America. Esplorò la costa orientale della Florida, la circumnavigò, arrivò anche al settore occidentale e venne anche in lotta con gli indigeni, e questo fu la causa poi della morte. Infatti nel 1521, sempre esplorando questa zona, venne in conflitto con la tribù dei Seminoles, che erano una tribù indiana che abitava la Florida. Venne ferito da una freccia avvelenata scagliata da un indiano e morì appunto per questo avvelenamento, per questa freccia. Morì a 61 anni nel 1521. Attualmente è sepolto nella chiesa di Santiago Havana, nella chiesa appunto, nella cattedrale dell'Havana, si trova la sua tomba. Benissimo. Questa è la storia di Juan Ponce de León. I due dipinti rappresentano, primo in assoluto quello a sinistra, sì, la partenza, l'ideazione del piano di conquista, quello a sinistra rappresenta invece la sua fortuna come governatore. Ma in effetti diciamo che di fortuna ne ebbe poca, poiché è vero che diventò governatore di Puerto Rico, ma solo per pochi anni, e poi morì comunque certo, avvelenato da questa freccia, cioè esplorando la Florida. E ripeto, il suo merito è quello di essere stato il primo europeo a esplorare il Nord America, a approdare nel Nord America. Bruno, grazie mille davvero. Guarda, adesso ci facciamo. Grazie a voi. Abbiamo la foto grazie tua e della dottoressa Tiziana nello stand, che siete collezionisti di primo ordine, oltre a grandi studiosi. Grazie mille perché hai portato un'aggiunta alla storia, alla vera storia, in questo caso alla scoperta delle Americhe. Grazie mille. Un saluto anche grazie a Tiziana. Ci vediamo. Bellissima trasmissione di alta qualità di questa serata. Grazie a voi e un saluto anche al dottor Picco. Grazie. Va bene. Grazie Bruno. Grazie. Allora, in conferma per l'amico Antonio, come avrai capito, hai preso due opere importantissime. A sua volta, in conferma per la signora che è nello studio e ha visto l'opera, è venuta a trovarci, conferma in diretta questa sera, abbiamo anche il parterre per chi vuole venire in trasmissione, del dipinto Madonna, Santa Caterina e il Bambin Gesù, il cardellino della scuola attribuito al Polidoro Veneto. Tavola, molto bene, allora tutta questa parete è andata, andiamo a vedere per l'amica di Brescia
il grande dipinto al numero 11 a 38.000 euro, un capolavoro. Ci riportiamo a Napoli, miei cari telespettatori. Napoli è la terra di Caravaggio. Caravaggio scappa da Roma, l'omicidio alla Pallacorda, scappa di notte, va nei feudi Colonna, arriva a Napoli e porta sul linguaggio ancora tardo manierista locale il suo nuovo verbo. Il verbo della luce, il verbo della verità, della natura. E allora, immediatamente, sia nel mondo della natura morta che nella pittura naturalmente di genere, di storia, i vari maestri da Stanzione al maestro dell'Annunzio ai Pastori, a Ribera, che era il prediletto del viceré, e a tutti quegli altri pittori come Cavallino, che risentiranno del naturalismo, la natura, la verità entrano nell'arte. E qui Valentina entra a mostrare la luce, entra a mostrare lo splendore, che va oltre però l'arrivo di Caravaggio a Napoli. Perché? Perché il quadro che vi stiamo presentando ha e mostra tutto l'impianto barocco decorativo, scenografico di Abraham Bruegel, al quale, lo ricordo, il professor Cottino aveva attribuito il straordinario impianto compositivo. Vediamo i cocomeri. Bruegel, pensate, buttava i cocomeri in terra e li dipingeva così come questi cadevano. E poi con convolvoli azzurri. E guardate quei lamponi sul sottobosco, addirittura maturi, dischiusi, che vediamo in primo piano. Ecco, i lamponi nella storia dell'arte non li ho mai visti. Ma guardino i riflessi di luce sull'uva chiara, sull'uva scura, sulle pesche vellutate che vorremmo quasi aprire, o su quei fichi succosi, aperti, dischiusi, che vi stiamo presentando. E poi il pappagallo è l'uccello esotico, è naturalmente simbolo di grande ricchezza, perché i pittori che prima a Roma, ricordo Abraham Bruegel arriva dalle Fiandre a Roma e poi a Napoli, volevano inserire per rendere le loro collezioni naturalmente corrispondenti allo status sociale, alla ricchezza che si celebravano. E l'idea di collocare la natura in posa all'interno del giardino, perché poi vediamo questo vaso, vediamo naturalmente il plinto in pietra o anche questo capitello alla base, vi dicevo, il modello è quello delle grandi, dei guanti grandi per i barberini, per i chigi, per tutte le famiglie appunto della nobiltà romana. 38.000 euro, signora da Brescia, lei ha la casa che può davvero permettersi di inserire questo capolavoro, il pappagallo, appunto, elemento esotico. Prego Margherita. Allora, tante richieste durante questa ormai prima ora di trasmissione. In primis mi chiedevano informazioni circa il numero 12, il rame di Sebastiano Conca. In primis la richiesta per il Conca, perché è per il nostro amico, mi auguro. Un'amica. Buonasera signora, come le nostre signore, che è venuta con la figlia qui in studio e hanno confermato. Attenzione al pubblico oggi, il protagonista è il pubblico. Altra conferma? Non allora, questa è la prima volta nelle televendite che abbiamo l'opportunità di avere il pubblico in sala, anzi, magari davvero vi invitiamo a venire la domenica. Allora, in conferma, anche un quadro che tra l'altro è una provenienza di grandissimo significato, l'abbiamo visto con quello di Capodimonte, l'abbiamo visto con quello della Galleria Nazionale di Parma. Signori e signora, Michelangelo Anselmi, in conferma, complimenti. D'altro canto, chi è in sala naturalmente ha la fortuna di vedere le opere dal vero. Speriamo che non seguano l'esempio, perché sennò dobbiamo mettere una tribuna. Signori, quadro importantissimo, abbiamo visto i due del museo. Prego Margherita. E poi un nuovo amico mi diceva, durante l'inizio della trasmissione mi è sembrato di vedere un Canella. Allora, confermato, quindi torniamo sul Canella. Signori, Canella, il Canella che vi sto presentando, che ha la perizia del professor Ferdinando Mazzocca. Chi è Mazzocca? Mettete su internet professor Ferdinando Mazzocca, vi escono 15 pagine. Il più grande studioso al mondo di neoclassico, di romanticismo. Tra l'altro ho avuto la fortuna di averlo come relatore per la tesi di specializzazione, per cui conosco bene, e adesso sta curando la mostra su Thorvaldsen e Canova, quindi insomma, il massimo della referenza critica che vi possiamo dare.
Si tratta del Canella, che è un pittore veronese che poi si era formato a Milano e che era andato a Parigi e proprio a Parigi aveva conosciuto i grandi paysagisti francesi come Corot, i pittori in plein air, e allora sì che l'amore per la natura e allora sì che la visione lirica del paesaggio entra nel suo linguaggio. Si era formato in Lombardia, all'Accademia di Brera, aveva seguito i precetti classici accademici della pittura di paesaggio, ma è a contatto con la pittura internazionale e come non ricordare per Canella anche Ruisdael, Van Goyen, i grandi fiamminghi con i loro cieli accesi. Canella tornerà in Italia, era nato, lo ricordo, nel 1788, morirà nel 1847 a Firenze, per cui siamo nella prima metà dell'Ottocento, viaggerà a Roma e di fronte alla città eterna, prima della città eterna, incontrerà l'Agro Pontino. E allora di quell'Agro Pontino, che con questa luce simbolica, guardate, sembra addirittura, come il professor Mazzocca sottolinea nella scheda critica che vi daremo, di incontrare un pittore che ha nel cuore Frederick, che ha nel cuore quelle immagini straordinarie di una potenza quasi divina all'interno della natura, un'immanenza, una presenza all'interno del mondo cosmico, quasi panteista, del Dio che è presente e che questa luce al tramonto, che in tutti i passaggi graduali dal giallo al rosso all'azzurro ci evidenzia. E poi appunto, adesso architetto vado a rispondere perché poi voglio mandare il Canella che si trova a Montecitorio, alla Camera dei Deputati del governo italiano, hanno il Canella simile al nostro e andiamo a mostrarlo tra pochissimo in questo primo piano che si arricchisce di figure, vedete, di pellegrini, di personaggi che stanno avvicinandosi allo sfondo ed ecco il cane come sottolineato nella scheda, ecco. Questo è il dipinto che si trova alla Camera dei Deputati italiane al Parlamento di Canella. Margherita, sovrapponiamolo gentilmente, a 10.000 euro avete l'opportunità di portarvi in casa, naturalmente con la perizia del professor Mazzocca. Vale, inquadriamo magari il quadro, eccolo là, l'equiparente, perché vedete lui dipinge più, più volte questo soggetto, che ha tra l'altro l'acquedotto Claudio sullo sfondo, lo vedete, e che la presenza del cane allude appunto, come il nome indica, a Canella, e quindi è la sorta di firma criptata dell'artista. 10.000 euro, cornice antica, originale, quadro immacolato, per chi volesse, amici di Roma, di Napoli, anche perché poi Canella è un pittore nazionale che viaggia, inutile stare a dirvi tutte le mostre, le presenze musealizzate, insomma, se migliara all'inizio dell'Ottocento da un'immagine paesaggistica legata a un concetto ancora illuminista, per cui estremamente razionale, Canella è l'ingresso del paesaggio nel romanticismo. Il romanticismo del quale, tra l'altro, il professor Mazzocca ha curato la mostra alle Gallerie d'Italia, a Palazzo della Scala, fino a pochi mesi fa, una bellissima mostra, inequiparabile a qualsiasi altra esposizione relativa al periodo romantico, dove tra l'altro c'era proprio la sezione dei paesaggisti, la pittura diventa emozione, la pittura diventa trasporto. Non è più la ricostruzione all'interno dello studio di un'idea, così come i Carracci ci avevano insegnato nel classicismo del paesaggio, ma diventa interpretazione lirica, diventa la bellezza del mondo e in questo caso del tramonto, con questa luce che vedete vira dai toni del giallo intenso laggiù dove il sole da poco si è tuffato dietro le montagne dell'orizzonte fino all'azzurro dell'alto dei cieli a 10.000 euro. Allora io vado da Sebastiano Conca perché lo vorrei mostrare all'amico Francesco. La Pariete questa sera è saccheggiata ma ci fa enormemente piacere. Saluto anche l'amico Fabrizio da Roma che mi hanno detto aver acquisito i due candelieri straordinari e quegli avori, il nuovo collezionista che ha acquisito gli altri avori, l'amico Antonio dalla Sardegna che ha fatto un colpo museale, questo deve far pagare il biglietto e gli abbiamo dato anche la spiegazione di Bruno che ringrazio. Allora andiamo al numero 12 perché anche questo, Bruno, questo è un quadro che ti consiglierei vivamente. Si tratta di un rame e tu hai una collezione di rame. Si tratta di Sebastiano Conca. È un pittore, innanzitutto il soggetto, perché poi a te che così bene conosci la storia anche della religione,
e naturalmente il soggetto interessa. E allora andiamo a vedere la Madonna del Rosario tra i santi Domenico, Teresa, San Nicola da Tolentino e San Filippo Neri. Per cui è un quadro composito dove il soggetto è quello della Madonna dei Rosari. Santa Rosa da Lima, scusa Bruno, scusa Margherita, è naturalmente Santa Rosa da Lima, come indicano le rose sul suo capo. E tutti questi santi domenicani, vedete, stanno ricevendo il rosario. I rosari sono collocati in quella bellissima cesta che l'angelo pone, colloca dinanzi al bambino Gesù. Per un pittore, Sebastiano Conca, che era nato a Napoli, si era formato osservando anche qui il linguaggio solimenesco, ma che poi a Roma diventerà protagonista di una virata classica, a contatto con Carlo Maratta, per cui l'esattezza del disegno, l'eleganza della composizione, la presenza dell'architettura. Guardino questi putti nel cielo, cosa sono di bello. Guardino la delicatezza, la dolcezza dei volti dei protagonisti del nostro dipinto immacolato su rame. Tra l'altro la dimensione anche qui è molto molto significativa, perché sono 36x46 centimetri di un quadro per il quale vi chiediamo solamente 9.000 euro. 9.000 euro che puoi pagare come vuoi, ma che non puoi perdere per la dimensione, per la ricchezza del soggetto, per la rarità dell'iconografia, per quel pittore che poi, tornato a Napoli, verrà suggestionato nella sua fase matura da Luca Giordano. Si ritornerà una pittura molto veloce, rapida, per cui è un pittore davvero che trascorre un lungo arco di anni passando dal classicismo marattesco e anche dalla presenza naturalmente all'Accademia di San Luca, dove è registrato, ma anche naturalmente all'Accademia del Nudo, che aprirà appena arrivato a Roma. A Roma, Bruno, a Roma Francesco, Sebastiano Conca entra nell'entourage del Cardinale Ottoboni, che lo presenterà al Pontefice Clemente XI. E il Pontefice Clemente XI chiederà a Conca di dipingere per San Giovanni in Laterano un grande quadro di Geremia. Da lì il suo successo, da lì una serie di committenze per le più importanti chiese romane, per i più grandi palazzi romani. Federico, solo una precisazione agiografica, ringrazio l'amico Antonio che mi ha fatto la segnalazione, non è San Nicola, è San Tommaso d'Aquino, perché ha il sole sul petto ed è un santo domenicano. Ma mi hanno fatto dire delle sciocchezze, mi hanno traviato i miei collaboratori. Santa Rosa, San Tommaso, San Filippo Neri e San Domenico. Certo, riportiamo perché l'ordine. Allora, ripetiamo tutto. Allora, San Domenico, che sta ricevendo, vedete, in posizione stante, con uno sguardo stupendo, di una dolcezza, di un coinvolgimento, lo sguardo verso Maria. Poi Margherita, abbiamo Santa Rosa da Lima, con anche qui vedete le rose sul suo capo, tutti gli attributi e gli angeli che partecipano a questa scena. San Filippo Neri, questo lo riconosco molto bene anch'io, con la sua pianeta. E poi San Tommaso d'Aquino. Tra l'altro l'ordine domenicano, a differenza dei francescani che erano più per la povertà, per la predicazione, è un ordine molto colto, un ordine appunto. Infatti in abbinamento abbiamo San Filippo Neri, che invece era un gesuita, esatto. E lo vediamo bene dalla berretta che ha ai suoi piedi. Dalla berretta, eccolo qui. Quindi è un... Margherita, possiamo mandare anche i riferimenti della regia a 9.000 euro. Rame favoloso, guardate questi giochi di angeli che partecipano anch'essi alla sacra vicenda che stiamo presentando. Ora dalla regia vi mandiamo i nostri confronti e poi direi di chiamare l'architetto per una bella panoramica, perché è ora di panoramica. Ecco, guardate qui la Vergine col bambino Gesù. Sempre il tema è quello del rosario, con una santa che si inchina. Abbiamo altro dalla regia? Ok.
Allora, 12.000 euro. Andiamo a vedere anche al numero 10. Allora, altro interesse per le nature morte? Allora, 4.008, ci arriviamo tra un attimo, però scusami. Allora, 4.008 le due per la signora Romina da Pescara, a 4.800 euro abbiamo le due nature morte piemontesi, molto luminose, lo vedete, anche qui pittura di tocco, aggraziata, siamo nel Rococò, come Stupinigi, come Palazzo Madama, tanto bene ci documentano. È una civiltà estremamente raffinata, quella piemontese, che così da vicino riflette naturalmente delle cascate floreali francesi che i vari pittori da Boucher, Nattier e Fragonard avevano sempre voluto introdurre all'interno delle loro magnifiche orchestrazioni cromatiche. 4.800 euro la richiesta per il pandan. Al centro invece abbiamo la natura morta, in questo caso floreale, questa è da vedersi dal vero perché purtroppo avendo il fondo scuro perde un po', costruita con due gruppi anche qui i botanici molto ben definiti, a 6.000 e... allora, abbiamo allora, a 5.000 euro la numero 9, e Margherita dice che sono le 18.30, per quale ragione non lo sappiamo. Vuole fare merenda, dottoressa? O vuole che me ne vada? No. Oh, perché mi dice che sono le 18.30? No, è presto per il sipario, prestissimo. Allora, 5.000 euro attribuito. Abbiamo anche un riferimento alla regia, credo, per Upin, questo pittore francese, che però giunse a Roma, per cui ecco comparire tutta la grande orchestrazione barocca della Roma del Seicento. Ecco ricomparire i richiami a Michel Comte, un altro pittore francese specializzato in vasellame, argento e oro. Naturalmente pittori di drappeggi e di tessuti erano i Bettera, che dalla Natia Bergamo, seguendo le orme di Baschenis, non solo avevano introdotto gli strumenti musicali, ma anche erano diventati pittori di grande e scenografiche composizioni. A 5.000 euro, guardate che bello, e si può vederlo soltanto dal vero naturalmente, il passaggio di luce tra il primo piano, dove questo vaso così romano, così barocco, così ricco, ecco andiamo nel confronto, brava Vale, ecco vedete, questo è il mondo di Upin, con questi tappeti, con questo vasellame, nel caso nostro naturalmente abbiamo invece la natura morta floreale avanti. Ecco qua, sempre questi... Ecco, guardate, vedete i vasi, in particolar modo, come tornano in quello in primo piano, come tornano in questo sorta di medaglione argentato al centro. Guardate che bello che è anche il basamento all'antica sul secondo piano. Eccolo là, illuminato, saliamo, 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 guarda, fermati lì, fermati lì, fermati lì, quel medaglione all'antica al centro del vaso, dove la luce si è collocata. Per cui un pittore estremamente diligente nella resa del chiaroscuro, pittore delicatissimo di tocco nei tulipani screziati, nelle rose, nei gelsomini, che caratterizzano, nei garofani, che caratterizzano questa bella composizione. A 5.000 euro anche l'amica di Brescia potrebbe anche in questo caso pensare alla nostra composizione. A questo punto io andrei ad introdurre l'architetto, perché vi ringrazio che per un'ora e mezza mi avete dato l'opportunità di confermare molte opere. Altro dipinto che non vorrei perdeste è a 3.800 euro, La resurrezione di Lazzaro, rame anche questo. Qui è più difficile dare una connotazione storico-artistica, nel senso che pare essere un maestro influenzato dai nordici, ma anche a conoscenza della cultura italiana, veneta, e per cui potrebbe essere un'area come quella ferrarese. A 3.800 euro, guardino la quantità di personaggi, la qualità della loro descrizione. Cristo con il dito indice indica a Lazzaro di salire dal sepolcro, per cui è un rame anche da un tema certamente forte e drammatico, ma che l'eleganza delle vesti, specie questa, di questa figura che vedete inginocchiata, con addirittura dei gioielli, un copricapo molto bello,
La vedete? O addirittura questi copricapi orientaleggianti che ci rimandano anche qui all'antico, a 3.800 euro. Guardino questo cono ottico sullo sfondo, dove la luce brilla, dove secondo quelle che erano delle consuetudini della pittura ferrarese cinquecentesca, veramente la brillantezza del colore viene con grande eleganza a definirsi. Sullo sfondo, al di là di questa grotta dove Cristo si era recato a, tra l'altro, svolgere quello che sarà il suo ultimo miracolo da vivo. La resurrezione di Lazzaro è l'ultimo miracolo prima che Cristo venga arrestato e condotto al Calvario a 3.800 euro. Sul rame del conca, per favore, rifacciamo vedere la teoria dei santi e rivediamolo un attimo per l'amico Bruno, la dottoressa Tiziana. E per allora, amico Bruno, dottoressa Tiziana, questo è un quadro che io vi consiglio perché avete una grande collezione di rami. Allora, ripartiamo, la Madonna col bambino al centro, la Madonna del Rosario, che è, vedete, assistita da questo angelo, per cui è bella la dimensione tra i santi e gli angeli. È un quadro divino, lasciatemelo dire. Ecco qua il bambino Gesù che cerca e recupera più rosari all'interno di questo vassoio, dove si trovano anche delle roselline, anche qui il significato è simbolico, la purezza, la dolcezza, la bellezza classicheggiante della Vergine, che qui tanto ricorda naturalmente Maratta e il classicismo di metà 600 a Roma, e poi a sinistra San Domenico, eccolo qua, Santa Rosa da Lima, con il capo cinto di rose appunto, il gesuita San Filippo Neri, del quale naturalmente l'iconografia del volto è così ben riconoscibile, e poi San Tommaso d'Aquino. Conosciamo bene anche la sua vera effigie, tra l'altro. Margherita ha svolto tesi di laurea sui gesuiti, per cui quando vorrete avremo modo di approfondire questa tematica così affascinante. È così interessante. È interessante. No, assolutamente di nicchia e bellissima tesi di laurea di Margherita, alla quale vanno i nostri complimenti. E San Domenico con il giglio a 9.000 euro. A questo punto non mi resta che... a 2.8, signori, avete una cassapanca da museo, eh? A 2.8 avete una cassapanca da museo. Qui ieri è stato un amico siciliano che speravo non la perdesse, ci doveva pensare, è tornata miracolosamente anche per le vostre opportunità. A 2.800 euro. Allora, piano d'asse unica, cariatidi maschile a sinistra, femminile a destra. Telamone è la versione maschile e femminile, poi abbiamo il dentello sotto il piano, piede a zampa leonina, poi abbiamo tutto questo intaglio che gira intorno al fronte, dove si trova lo scudo, lo stemma e gli intagli, quasi fosse un bassorilievo. Ricordo il piede a zampa leonina a 2.800 euro soltanto, fine 5, inizio 6, Lombardia. Allora, abbiamo ancora tante e molte opere da mostrarvi, abbiamo fatto numerose conferme, spero che il numero 9 sia e vada nella collezione di uno dei nostri cari telespettatori, perché è un gioiello questo rame. Poi parleremo di 800 con le marine, parleremo di Giorgio Durante, di Dante Alighieri, moltissimo è l'interesse sul busto, mezzo busto in marmo o dantesco, questa straordinaria natura morta, ma tante altre sono le opere che fino alle 19 avremo il piacere di condividere con voi. Siamo in diretta, 02 29 52 90 57 è il numero da comporre per... Vale, andiamo pure più piano, perché sennò io tu mi corri dietro. No, andiamo più piano. E appunto, da andare a comporre, potete pagare come desiderate, l'importante è non perdere nessuna opera. Questa sera, grazie a Bruno che ci ha fatto i complimenti, è un set, lasciatemelo dire,
eccezionale e voi avete risposto davvero in maniera analoga e rapida alla grande proposta che stiamo facendo. Architetto, prego, è giunta l'ora della sua presentazione. Poi a seguire avremo anche questa sera una grande opera nel sipario, belli i marini della settimana scorsa andati in conferma, bella la Venezia andata in conferma, per cui mi auguro che anche questa sera seguirà una conferma alla nostra opera. Valentina, ti lascio con la città più bella del mondo, con queste nove tempere, entra a mostrarne le bellezze da Grand Tour, siamo alla fine del Settecento, sono nove tempere che ci mostrano, adesso io non sto a descrivere tutti i monumenti perché sono abbastanza evidenti e noti a tutti, gioiellini da collezione, no, ho sbagliato, non 9.000 ma 8.500 tutta la serie, nemmeno 1.000 euro l'una. Vi sfido, amici, a trovare una collezione di nove tempere, guarda il Campidoglio qui, il Campidoglio è bello come Ioli, come Van Lint, chissà mai, magari è avuto anche una committenza particolare, ecco qui la colonna Traiana, che abbiamo visto prima nel dipinto appunto di Van Lint, leggermente differente dal punto di vista prospettico, la straordinaria Basilica di San Pietro con il colonnato di Bernini. Le figure che vedete al centro della scena osservano esse stesse, in un gusto tutto settecentesco, la magnificenza di quello che l'antichità classica lasciò a Roma, di quello che il Rinascimento, il Barocco, andarono ad arricchire a 8.500 euro tutto il set di presentazione delle tempere. Va bene, allora, a questo punto ho 8.500 euro tutta la serie. Allora, Sebastiano Conca ci arriviamo dopo, perché sennò non partiamo più con la panoramica. 8.500 euro. Prego, davanti alla colonna Traiana di Van Lint, attenzione al monitor dietro, abbiamo il nostro architetto, bentornato dalle fiere, grazie mille, grazie a tutti. Milano, da Mart e da Saluzzo. Dall'arte, dal viaggio nell'arte infinito. Grazie davvero a tutti, anche da parte mia, buonasera innanzitutto. Complimenti davvero all'amico Bruno, Tiziana anche quello che audio in questi studi, veramente un'esposizione esemplare. Io sono convinto poi che chi compra chiaramente un'opera d'arte compra un pezzo di storia. E io mai come in Bruno ho riconosciuto veramente una delle persone più preparate in assoluto. Apro e chiudo la parentesi, massimo esperto in geografia, storia, arte e medico pediatra. Penso che medicina sia una delle facoltà più difficili in assoluto, detto dai miei amici e colleghi che hanno affrontato questo viaggio meraviglioso, anche quel mondo fantastico. Complimenti davvero, grazie di cuore al supporto. Io penso che tu sia un investigatore veramente artistico, praticamente, riesci da dettagli a ricostruire a ritroso quella che è la storia del dipinto. Chiedo scusa perché sarebbe stato giusto presentare le due opere a rovescio, come tu giustamente hai dato in senso cronologico per spiegarne la storia. Io, ahimè, ieri sera non sono riuscito a venire in trasmissione e anche oggi sono arrivato leggermente tardi, erano già esposte, però penso che l'amico Antonio possa poi, con il mio aiuto chiaramente, inserire in modo corretto all'interno della propria collezione, se dovessero poi piacere. Grazie anche all'amico di Roma, grazie a Riccardo, grazie a tutti veramente per seguirci anche questa sera. Faremo una panoramica veloce e magari ci soffermeremo su giusto due mobili, perché direi che ne vale veramente la pena questa sera. Siete molto partecipi, grazie davvero. Bene, allora, numero uno, abbiamo presentato opera di Giacomo Vallì, pittore veramente raffinato e analitico in quella che è la bellezza dell'architettura, e anche qui Bruno ha dato un grande aiuto a quella che è l'interpretazione della colonna Traiana. Dario stesso ha corretto le schede, abbiamo avuto piacere di riceverlo a Saluzzo, quindi di vedere in diretta quelle che erano le opere sulle quali aggiungere veramente queste preziosità, queste caratteristiche che solo lui riesce a darci. 12.000 euro è la richiesta, 62x46 sono le dimensioni del dipinto. Al numero due, questo straordinario pittore, Giuseppe Canella, uno veramente dei maestri romantici. Questo è un quadro che in tanti avete apprezzato, amici, a 10.000 euro con perizia di Mazzocca. Io non so quando potremo riproporre un'opera di queste dimensioni. Misura 73 cm x 102, cornice dell'Ottocento originale,
quadro magnifico, quadro crepuscolare, quadro che veramente fa della bellezza del suo cielo un elemento di grande, grande interesse. Io questo lo ritengo uno dei pittori più raffinati in assoluto in questo periodo, quindi Federico già ha spiegato la bellezza e i dettagli anche del piccolo cane come simbolo autografo di questo pittore, 10.000 euro. Ribalta lombarda, questa è una ribalta anche questa molto molto particolare perché di fatto denota delle influenze anche con la cultura emiliana in quello che è il gioco, nella presentazione del cartiglio scomposto nei tre cassetti sul fronte o riproposto addirittura anche sul cassetto della ribalta, 12.000 euro. Al numero 3 fate grande attenzione signori, perché io stesso purtroppo ho verificato da monitor, non è percepibile la bellezza, la profondità, la raffinatezza del dipinto in quanto è dipinto su ardesia. Le ardesie sono molto molto rare, trovare un'ardesia così bella intatta vi assicuro una grande opportunità, quindi per chi ama il piccolo, come gli amici dottori, come tutti i nostri grandi collezionisti, prestate grande attenzione anche a questo dipinto, perché questo è un oro su ardesia rarissimo, di grande grande qualità, raffigura il riposo durante la fuga in Egitto, bellissima rappresentazione con i due putti che vanno in qualche modo a indicare la strada. La richiesta è di 6.000 euro, l'opera con cornice misura 34x42,5 cm. Vania, fai due salti a ritroso perché finalmente presentiamo l'angoliera col suo apice, con la sua parte alta, la bellezza veramente di quella piccola cimasa. Questa cimasa chiaramente è opportuno negli spostamenti smontarla, si fissa leggermente con una vite perché è di una fragilità estrema. Arredo questo che mai abbiamo presentato in Ars Antico. Avevamo una grande ancoliera laccata, probabilmente di provenienza marchigiana, ma trovare un'angoliera romana di questa qualità, vi assicuro, è la prima opportunità che abbiamo in circa 20 anni di attività. Chiaro, tu mi dici ne voglio due, quando sono due ne vogliono una, quando è una ne vogliono due, vale cara, ma ti assicuro che un mobile di questa eleganza è difficile da trovare. Noi stessi avevamo in origine ipotizzato una provenienza veneziana dell'arredo, proprio per la bellezza della sua mossa, per l'eleganza, per l'utilizzo dell'essenza lignea così raffinata, così ricercata. Questa, la bellezza di questo lavoro è quella di scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno. Già avevamo ipotizzato anche l'aspetto geografico romano. Con questa radica di noce, questa è una radica solamente usata nell'arredo romano. Abbiamo così potuto, come Bruno stesso fa spesso a livello pittorico, identificare la provenienza esatta dell'arredo. L'arredo è unico perché permette sia l'esposizione, poi qua chiaramente noi abbiamo inserito quello che volevamo presentare questa sera, ma perché ha e possiede una preziosa collezione di avori stessi, di argenti, di oggetti di grande e qualificata raffinatezza, ha la grande opportunità di usare questo espositore. Vetro originale, quindi anche questo è un vetro soffiato che nasce con questo arredo, e la parte bassa chiaramente invece è utilizzabile per poter contenere oggetti più riservati o comunque stoccare dei libri, quindi qualsiasi genere di oggetto o derivato si voglia inserire. 7.000 euro per l'angoliera, misura 244 cm è l'altezza massima relativa alla cimasa, 80 cm è la profondità, quindi la diagonale calcolata su quella elegante mossa che ha sul fronte, e la profondità massima di 55 cm. Bordeaux rose, noce, radica, la stonatura in noce, elementi intagliati nel massello, dorati a foglia zecchina. Quindi questa veramente è l'unica elegante e vera soluzione per un angolo morto. Spesso io anche stesso quando faccio degli stand sono costretto a mettere nel punto d'angolo una scultura, qualcosa che in qualche modo non mi vada a interrompere la continuità anche della parete, le due pareti perpendicolari. Questa è la soluzione migliore. Io lo invito veramente, amici, inserite un'angoliera all'interno della vostra collezione, perché è un mobile molto molto raro e molto raffinato. Bene, poi abbiamo angoliera, abbiamo angioletti in alabastro al suo interno, 1.500 euro, bronzo con mortaio, 800 euro, complimenti a quel
velocissimo collezionista, ne abbiamo acquistati due, uno praticamente non ha toccato terra, è stato immediatamente requisito, un oggetto raro, sono felice, probabilmente è stato pagato una somma relativa a quella che era la sua importanza, la sua unicità, complimenti all'amico che l'ha riservato. Abbiamo poi l'altro bronzo, un putto con uccellino nella parte alta, a 900 euro. Altro dipinto che da guardare veramente con grande interesse, Vale, probabilmente ti conviene avvicinarti ora, perché siamo passati da grazie mille per tutta questa attività fisica che ti facciamo fare nelle nostre dirette. Qui è una cosa molto interessante anche questo, Santa Caterina d'Alessandria, ricordiamo deriva da un'incisione francese del XVII secolo, si tratta di un olio su carta montato su pannello. Le misure sono 26,5 x 21,5, con cornice in stile da noi fatta per inquadrarla e valorizzarla. 3.800 euro è la richiesta per questo dipinto. Ha suscitato grande interesse anche dalla commissione di Amart. Io l'avevo presentato proprio perché ritenevo un oggetto di grande fascino, di grande eleganza. C'è da fare la scoperta, attenzione, perché poi spesso anche noi settimanalmente desiderosi di proporvi sempre merci nuove, riusciamo a studiarle, abbiamo anche in Bruno un grande collaboratore, ormai è assunto, è una partner esterno che fa parte della nostra famiglia, ma si può ancora fare la scoperta qua, perché è un pittore molto molto raffinato. Gli avori erano tre, signori. Io vi assicuro la bellezza di questi tre pezzi, siamo riusciti ad acquisirli in una collezione pregiatissima che probabilmente negli anni è riuscita a realizzare, e ci saranno anche altri pezzi certamente che vi proporremo, ma questi erano veramente i più belli in assoluto. È rimasto forse quello che a mio avviso è il più bello. Poi chiaramente deve piacere il soggetto, perché mai come in questo caso sono oggetti che riescono a trasmettere un sentimento. Io per questo, amici, farei carte false, perché questo, Vale, ti prego, vai qua forse su grigio, se no guarda cosa facciamo, facciamo una bella cosa, usiamo cartella Ars Antiqua per farne vedere la bellezza e la raffinatezza. Tu guarda questo gioco di gigli, io è una cosa che non ho mai avuto il piacere di visionare in un avorio, qualcosa di fantastico, strepitoso, scultore che si è veramente complicato la vita in queste sovrapposizioni di elementi vegetali, di cesta, di dettagli, di qualità, di raffinatezza. Guarda solo un secondo la bellezza anche di questo codino raccolto, ma Vale, soprattutto tu guarda l'espressività degli occhi, voglio che tu riesca a regalare la preziosità delle pupille che questo intagliatore è riuscito. Vengo io da te, Vale, o vediamo in diretta? Riesci tu? Allora lascio stare, magari ti faccio questo blu totale al suo retro, guarda la bellezza di questo, è qualcosa, amici cari, di strepitoso. Possiamo percepire le pupille degli occhi, guarda la meraviglia di questo avorio. 6.000 euro è la richiesta, quindi a 6.000 euro per chi ama, io so che ci sono lì dietro lo schermo grandi collezionisti di avori, questo è veramente un avorio straordinario, 6.000 euro la richiesta. Bene, proseguiamo per questa serie di 9 tempre su carta, anche questi degli oggetti molto molto interessanti per chi vuole creare un ambiente dedicato all'architettura, in particolar modo alla rovina di Roma. Questa è una serie molto molto raffinata, la richiesta è di 8.500 euro. Ricordo agli amici che probabilmente si possono anche reinterpretare con altre cornici, con altre dimensioni, ma la qualità, l'eleganza, la raffinatezza, sembra di vedere Ioli, sembra di vedere Vanvitelli, quei maestri veramente che hanno fatto delle tele con soggetto romano il meglio della loro produzione. Copia di console, 12.000 euro la richiesta, in questo caso abbiamo due arredi intagliati in legno, rivestiti con mecca, quindi molto molto eleganti. Abbiamo anche ancora una richiesta per rivedere bene l'angoliera, per favore. Sì. Perché mi chiedevano com'è l'interno dell'ante inferiore. Sì. E quanto sono capienti gli scomparti dell'ante a giorni. Dobbiamo andare alle misure allora? Se possibile sì. Allora, se mi procuro un metro, Margherita, yes, diamo immediatamente anche l'idea di quello che è l'interno dell'angoliera. Ricordiamo, è realizzata in tavole di abete nel retro, io ora non sto a movimentarla troppo perché non vorrei che questi oggetti in qualche modo mi sfondassero il vetro. Vetro originale, raffinatissimo il gioco di Bois de Rose,
radica di noce, filettatura in noce, grazie Margherita. Ecco qua, vi do le dimensioni. Allora, le dimensioni sono leggermente differenti all'interno a seconda di quello che poi voi vogliate inserire. Chiaramente io consiglio, perché vista che il montante dell'anta in qualche modo va un po' a celare la visione della parte bassa, mettere qualcosa forse con una base rialzata nella parte bassa che misura per l'esattezza 34 centimetri. Spazio cabinet intermedio misura 27 centimetri e mezzo, mentre in quello alto c'è un'altezza massima di 40 centimetri. Quindi per chi ha tre oggetti di qualità eleganti, belli, li può inserire. Chiaramente la tappezzeria l'abbiamo scelta noi con un rosso che ricorda spesso anche gli ambienti romani. Io ho avuto modo di visionare delle collezioni prestigiose romane dove c'è questo rosso pompeiano che rievoca altre culture, altre epoche, spesso utilizzato per rivestire gli interni degli arredi. Arredo in perfetto stato di conservazione, tutto filettato anche sulle modanature degli antelli. Questo è qualcosa veramente di raffinato. Poi qua abbiamo voluto lasciare, non essendo a vista, quindi non disturbando la visione stessa dell'oggetto che eventualmente viene inserito, abbiamo lasciato l'abete originale. Arredo perfetto, signori, veramente molto molto elegante. 7.000 euro la richiesta, poi una carezzina ve la facciamo. Non è il classico trumò, non è con l'angoliera bassa che trovi facilmente, è un angoliere espositore. Voi pensate la raffinatezza della committenza che ha voluto probabilmente creare un pendant di angoliere o forse anche quattro pezzi, spesso non era cosa inconsueta trovare quattro arredi agli angoli di un importante salone. Qui uno ne abbiamo, uno lo proponiamo, è un gioiellino, attenzione, non fatevelo sfuggire. Vale, le nove vedute di Roma. Architetto, la interrompo perché è in conferma il numero 12. Per chi? Per la signora in studio. Benissimo, allora complimenti, questa sera veramente abbiamo tra di noi una preziosissima redattrice, la ringrazio, che ho l'opportunità di suonare il campanello, ormai ero un po' arrugginito a quello che era il suono del campanino, perché chiaramente in fiera, se dovessi ogni vendita fare, che faccio in fiera, suonare un campanello, dovrei portare forse un campanaccio da Alto Pascolo di mucca, però veramente ci avete dato una soddisfazione immensa, grazie amici collezionisti che siete venuti a Milano, ad Amar, quella mostra che veramente sentivamo con grande interesse, con grande desiderio, abbiamo dato il nostro meglio e siamo stati premiati, grazie mille davvero. Complimenti, perché anche questo è un rame molto molto elegante, raffinato, di qualità, conservato in maniera impeccabile, e io lo confermo per gli amici in studio. Federico, se prende piede anche questa formula, ci converrà trasferirci in qualche teatro, abbiamo la platea, diventerà quasi uno spettacolo teatrale. Vale, chiaramente tu ci seguirai, tutto il nostro staff, Margherita, tutti i nostri collaboratori. Allora, rimaniamo, abbiamo questa deliziosa ceramica. Questa è, io ho visto oggetti di questa qualità proposti da amici, colleghi, a ben altre cifre. Questo è un gioiellino degli anni 30-40. Manifattura Richard Ginori, Giovanni Gariboldi è il designer. Misura 22,5 x 21 x 12,5. Questo è un gioiellino che vedrei bene anche all'interno di quella teca. È un cerbiatino, un bambi, è un gioiellino veramente. Questo è prodotto in varie versioni. Io ho avuto modo di vedere quello più chiaro, non mi entusiasma enormemente come la bellezza di questo scuro. Perché? Perché lì vai un po' a perdere quella che è l'eleganza di tutta questa decorazione che vuole in qualche modo descrivere nel manto. 1200 euro è la richiesta per la porcellana intatta, perfetti amici, questa l'abbiamo presa in una casa qui a Milano. Maddalena penitente, olio su tela applicato su tavola, siamo nei primissimi decenni del 600 o forse ancora in pieno 500, a 2800 euro. Museali colonne romane, queste sono veramente due colonne che ho inseguito, come spesso fa Federico, con grande desiderio, con grande voglia di inserire all'interno dei miei stand, delle nostre presentazioni televisive, perché sono qualcosa di fantastico. Qui siamo ancora nel 500, quella leggera differenza di altezza, vale, non è dovuto alle colonne chiaramente, ma alle basi, perché le avevamo occupate in un'altra esposizione, quindi abbiamo dovuto così presentarle. Sono della medesima altezza, che vale a dire 152 centimetri, io ho calcolato l'ingombro di base di 30,5 x 30,5,
legno scolpito nel massello, tra l'altro non è una conifera, ma penso sia ipotizzabile anche il noce, perché hanno un peso specifico veramente rilevante, ma guarda la bellezza di quei due mascheroni, differenti anche nella loro rappresentazione, o quindi quelle due teste di cherubino situate nella parte bassa. Questa è la grottesca cinquecentesca, questa è un disegno che ha una storia profonda, sono da museo. Non è applicato nulla qua, tu quando trovi le cose del Cinquecento con degli intagli applicati, metà ne mancano, perché poi chiaramente è facilmente amovibile anche con degli urti, con dei movimenti, quando l'intaglio ha questa eleganza ed è scolpito con questa bellezza nel massello, denota veramente la capacità ebanistica dell'intagliatore, l'eleganza, ma soprattutto la raffinatezza di un disegno straordinario. Questi sono due oggetti che mai abbiamo presentato, colonne ne abbiamo presentate più o meno belle, di diverse epoche, di diverse eleganze. Complimenti anche all'amico che ha acquisito quelle due bellissime colonne con capitello dorico scanalate recentemente consegnate a Roma. Anche queste possono essere una grande opportunità per gli amici. Questo l'ho personalmente acquisito la settimana scorsa, giovedì o mercoledì, in una casa a Milano. Lo presentiamo a 2.600 euro. È un acquarello che, come tante opere d'arte riescono a rappresentare, ricorda uno scorcio di Cascina Lombarda. È un gioiellino questo. Questo è un operoso, era piuttosto vicino a Bison, ma direi che è più lombardo. Qui c'è da fare la scoperta. Attenzione, perché questo è un gioiellino, è un teatrino dentro una stalla. Guarda che meraviglia, come queste persone si raccolgono attorno alla bellezza di questo piccolo spettacolo di marionette. Cascina tipica lombarda. Acquarello su carta, poi inserito chiaramente con questo passepartout in cornice dell'Ottocento. Io ero rimasto folgorato, Vale, tu non c'eri ancora sicuramente con noi una decina d'anni fa, se non 15, da un meraviglioso piccolo Bison che io stesso avevo scoperto essere di questo meraviglioso pittore. È stato venduto a una cifra ben più considerevole. Non siamo molto distanti, soprattutto in queste figurine fatte di tocco, di getto, comunque è un gioiellino lombardo del 800. Abbiamo poi, allora, l'Annunciazione a 2.200 euro, dipinto del 600, questo se ricordi quella bella trasmissione dove la nostra cara collaboratrice Sabrina ha pulito in diretta. Comò lombardo da urlo, attenzione amici, continuate a chiedermi gli arredi nelle fiere, in negozio, su internet, acquisite gli arredi, perché vi assicuro che appena l'economia riesce a riprendere piede, risale, queste ve li sognate di notte, perché riuscire a proporre un commò di questa bellezza al giorno d'oggi a questa cifra, io voglio verificare, leggere il prezzo, perché veramente so cosa ho pagato in passato agli arredi e so cosa vi propongo. 24.000 euro, ha una mossa favolosa. Vale, ti prego solo un istante, regala il movimento. Qua addirittura c'è mossa contro mossa, ma la voglia di regalare un piccolo cuore all'interno anche col movimento, guarda quel piccolo oggetto che si crea nel cassetto, nella parte centrale del cassetto più alta, lo rende veramente unico. Arredo realizzato in toto in radica di noce, la stonatura di noce, filettatura in bois de rose e di linea unica. Questo è veramente unico. Questi li trovi più o meno belli, hanno una sproporzione, questa veramente è la linea più bella, gola alta, piede alto, come una bellissima signora sapientemente vestita. Abbiamo poi inserito questa tavola, anche questo è un oggetto che questa sera sta tornando molto di moda, mi pare, Federico, facendo una somma, una valutazione del mercato, l'arte rinascimentale, quindi tutto quello che va dal 400 alla fine del 500 ai primi decenni del 600 sta riscuotendo enorme successo. I buyer stessi esteri che sono venuti a Milano e da noi hanno acquisito, come da altri stand, hanno fatto veramente strage di quelle che erano le opere migliori, hanno acquistato epoche opere di quest'epoca, di questo periodo. Quindi attenzione, investite in questi soggetti. Richiesta per la tavola manierista 7.500 euro. Altro quadro per chi invece vuole contenere la spesa, ma mettere comunque un'opera di sapore, uno dei pittori più belli che ha dedicato, penso, il 90% della sua produzione a quella che è la cultura mariana, è questa derivazione di Sassoferrato. Siamo ancora nel 600, quindi non è un pittore che riprende degli stilemi cinquecenteschi postumi di 200 anni, qualcuno che non è stato tanto distante dal maestro, cornice dell'Ottocento antica,
L'opera è presentata a 2.400 euro. Bene, Vale, acceleriamo perché sennò poi perdiamo anche l'interesse dei nostri collezionisti. Questi, anche questi, sono due cose di uniche che veramente mai abbiamo avuto piacere di portare a voi, di presentare. Sono due angeli della fine del Cinquecento, 66 cm di altezza per 20 per 15, proposti a 6.000 euro. Qua dietro questa sera io stesso con Federico ho posizionato l'opera last minute, è arrivato qualcosa di favoloso, attenzione amici, fa parte di quella stock di opere che Federico è riuscito a requisire da un'importantissima collezione coadiuvata da grandi studiosi, quindi opere vere, opere ricercate con mira, con interesse, c'è qualcosa anche stasera qua che vi lascerà a bocca aperta. Coppia di angeli, anche queste a 7.000 euro, dimmi dove trovo i due angeli del 600 di questa bellezza, questa è l'enfasi barocca, è la, il manifesto di quella che è la bellezza della scultura barocca, guarda, sembra che veramente non volino, non c'è un dettaglio non pensato nella sua ricercatezza, nel suo movimento, nella sua volumetria, bellissima anche la cornucopia in questo caso, questo corno così rappresentato con un motivo fogliaceo, ricordiamo, avevano probabilmente una policromia più ricca, più ricercata, ma la bellezza dell'intaglio è giunta a noi pressoché intatta nel, in quello che è lo studio anatomico, in quella che è l'interpretazione dei volti, guarda che belli, Vale, anche i volti che sono, fai vedere gli amici da casa, guarda qua che dolcezza, che eleganza, che riescono a esprimere, a manifestare questi due angeli. 7.000 euro la richiesta per le due sculture. Al numero 8, attenzione, perché anche queste sono arrivate da due giorni, io ne ho visto la pulitura, ringrazio anche Ezio, Adelaide, grandi restauratori e collaboratori che spesso mi danno la possibilità di vedere l'eleganza della pulitura, la raffinatezza, la bellezza, la riscoperta. Pandan di nature morte al numero 8, queste piacciono a chiunque veramente perché sono fresche, sono belle, sono di tocco, sono molto eleganti. È una scuola piemontese a cavallo di secolo fra Luigi XVI e i primi decenni dell'Ottocento, come si denota anche dalla cornice stessa, tipica proprio anche della cultura impero, quindi siamo proprio a cavallo di secolo. 4.800 euro la richiesta, non per una, ma per entrambi, per il pandan. 4.800 euro qua per chi ha la parete, veramente fa una coppiata, inserisce i due pezzi, belli, eleganti, raffinati, con 4.800 euro. Come ho intarsiato questo, io direi che è opportuno che lo spieghi in un secondo intervento, Vale, perché questo è un mobile da urlo, questo è il meglio del mobile Luigi XV di transizione, per l'esattezza, fra Luigi XV e Luigi XVI, che mai abbiamo avuto in Ars Antico, ma che mai ho avuto il piacere di visionare anche in circa 15 anni di panorama fieristico. Margherita, io un mobile con queste caratteristiche, con questa bellezza, non ho ancora avuto il piacere di vederlo, e poi ve lo spiegherò. 14.000 euro la richiesta. Al numero 9, 5.000 euro è la richiesta per questa natura morta, che poi Federico vi spiegherà sicuramente nei dettagli. Quel bel pappagallo, Margherita, che sembra essere arrivato dal cielo e posizionato sul mio arredo, spero che non faccia degli scherzi strani, se no lo sposto immediatamente. Bellissimo oggetto questo, c'era... Facciamo sì, 650 euro per gli amici da casa. Questo è un gioiellino anche questo. Ci diceva un amico, ci ha detto anche delle caratteristiche che sono quelle, penso, di attorno agli anni 30-40. Bello, veramente bello. Il colore, la cromia di questo pappagallo. Al marmo, anche questo è un marmo molto raffinato. È la richiesta per questa Venere. Margherita, se mi aiuta e mi collabora, non è stata inserita. È comunque un marmo dell'Ottocento, molto raffinato, che bella anche questa sovrapposizione con scalino, quindi questo 4.800 euro benissimo per il marmo in questione. Altro rame che è rimasto, numero 12, ahimè è stato riservato, 3.800 euro per olio su rame e resurrezione di Lazzaro. Ginori a 1.800 euro, io questi amici li ho visti a 3.500, 4.000, non è possibile che a 1.800 euro un vaso di questa bellezza, impreziosito da grottesche, con questi meravigliosi manici creati da interni di serpe, ma veramente intatto, perfetto, a 1.800 euro sia ancora qui. Io veramente non ci voglio chiedere, perché questo è un oggetto da 3.000 euro, da 4.000 euro. 1.800 euro, vasi Ginori, intatto, perfetto, anche qui
possiamo visionare sia la bellezza di tutte queste grottesche che dei mascheroni stessi situati sotto i manici. Questo veramente per me, che amo l'architettura, che amo il decoro, che amo gli interni raffinati, eleganti, penso sia un'opportunità. Un bel tavolo, uno che ha un bel salone, un bel tavolo, lo inserisce in mezzo al salone, infila due rose rosse, mi dica cosa si voglia desiderare di meglio. Bene, qua rimane, il primo che lo comprerà, poi sarà felice di inserirlo all'interno della propria abitazione. Ma è sicura Margherita, 1.800 euro questo vaso, perché non è possibile. 1.800 euro? Vediamo un attimo, perché 1.800 euro io non ci credo. 1.800 euro, è sicura? Certo, vabbè, allora abbiamo detto e rispettiamo quello che è stato detto, 1.800 euro. Copia di comodini, anche questi, molto raffinati, a 6.000 euro. La richiesta per i due arredi, siamo a Napoli, filettature in bois de rose, leggermente mossi, sui piedi, molto eleganti, con queste tre stelle sui tre cassetti e stella sul fianco, ricercatissimo. Quando poi l'arredo è ricercato anche sul fianco, non è che metti un qualcosa che tu posizioni e in qualche modo rimane statica, è la bellezza di scoprire anche il fianco, l'eleganza. Quel comò lì poi dobbiamo spiegarlo alla perfezione, vale, perché è un gioiello. A 2.500 euro, confermo, ho visionato io stesso la cariatide maschile, si chiama telamone, ma avendo fatto architettura non avevo dubbi, perché spesso anche nei palazzi rinascimentali, cinquecenteschi, c'è questa rappresentazione proprio che vuole in qualche modo celebrare anche la funzione dell'arredo. Vale, ricordiamo, spesso queste erano casse celebrative di sposalizi, quindi era il cassone nuziale. L'uomo e la donna, eccolo là, l'uomo con i suoi addominali, la donna con i suoi meravigliosi seni. Arredo totalmente intagliato nel massello di noce che a 2.500 euro, 2.500 euro, non so quando mai potrò riproporlo, di questa bellezza, intatto, perfetto. Guarda la baciliera com'è spiccata, com'è arcuata, guarda che bello anche il disegno nella parte bassa, quel motivo fogliaceo che fa la simmetria e permette di specchiare sia con lo stemma chiaramente nel fronte, tutta l'intera costruzione dell'arredo. Lascione è un quadro ideale per amici che io voglio proporlo, perché veramente a questa cifra, un quadro di queste dimensioni, di questa bellezza, sarà anche questo molto molto difficile avere l'opportunità di riproporvelo. Qui chi ha la parete orizzontale, al grande tavolo, a un pranzo per poterlo gustare in tutta la sua bellezza, in tutta la sua pienezza, questo è un dipinto fantastico. Allora, la richiesta è di 36.000 euro, le misure sono 110x170 cm. Verificheremo poi che non siano solo riferite alla tela ma anche alla cornice. Terracotta laggiù, grazie Vale. Eccoci qua, abbiamo quasi concluso la panoramica. Area Emiliana, siamo anche qui nella seconda metà del 600, scultura in terracotta policroma, 35 cm all'altezza massima, 22 il diametro della base. Anche questo, per chi ama le maternità, per chi ama la scultura, è un oggettino prezioso, è un oggettino di terracotta che quando sono giuste, belle, di qualità, tengono veramente il mercato, anzi danno l'opportunità di fare grandi investimenti. Io stesso ho verificato con Federico come nei paesi dove l'economia ha già preso piede, in America ma anche in paesi dell'est, vedo che anche in Romania, Ungheria, cominciano ad avere il desiderio di inserire, forse essendoci una classe media più entusiasta anche di quello che è il mercato, vuole investire negli arredi. Un abbraccio anche alla signorina Josefina, che so che ci segue da casa. Attenzione, perché poi quando in Italia non ci saranno più merci, andare a ricomprarle sarà molto difficile. Dante, questa è la figura che per più di così veramente ha ispirato la storia dell'arte, la letteratura, la lirica, è un qualcosa di unico. Io lo propongo veramente soprattutto per l'epoca, perché questo non è quel mezzo busto di fine 800, di decoro, di arredo. Questo è un oggetto realizzato nei primi 20 anni del 1800, in pieno neoclassicismo. Viene da un'importantissima collezione. Per chi volesse avere ulteriori delucidazioni o informazioni, mi contatti direttamente al fisso, ora tornerò in regia, perché veramente già il fatto che venga da quella collezione fa capire l'importanza, la ricercatezza della scultura e la bellezza della rappresentazione. Dante, che viene proposto alla cifra di, eccolo qua, 6.800 euro, 65 cm l'altezza, 40 la larghezza, 22 il diametro della base. Busto di Dante Alighieri, inizio XVIII secolo.
Abbiamo rispolverato, perché volevamo, visto anche l'entusiasmo che va riscosso con la bellissima sedia impagliata, queste altre quattro meravigliose poltroncine, guarda che veramente che raffinatezza, che movimento che hanno, e sono state leggermente impagliate. Federico, recentemente, scusate, la richiesta per le quattro poltroncine, grazie della regia. La diamo in seguito, allora poi rivediamo un attimo, la diamo in seguito. Vi assicuro anche queste, o Piemonte, o Francia, o Liguria, ma di grande, grande raffinatezza, le abbiamo rivestite, purtroppo avevano ormai delle usure che non ci vogliavano presentarvele. Le abbiamo raffinate, le abbiamo riproposte per essere inserite all'interno della vostra abitazione. Queste sono l'ideale quando hai un tavolino rotondo e vuoi creare di una dépendance, di un ambiente, un qualcosa, un desk più di raccolta, di studio, di colloquio. Sono raffinatissime, in legno di noce intagliato nel massello. Anche sta cassettina, io veramente non lo so, perché questo è un oggetto che puoi vedere nei musei diocesani, questo è una cosa raffinatissima, questo è un arredo veneziano della fine del Cinquecento, forse... 4.800 euro le quattro. Quanto, sedie. Scusi Margherita? 4.800, le quattro sedie, 4.800. 4.800 euro. 1.800, euro, questo veramente io non so perché sia ancora qui, questo me lo chiedono, hanno un interesse così forse per la cultura certosina. Questo è un oggetto da 5-6.000 euro, se lei lo guarda in quei cataloghi selezionati delle opere cinquecentesche, del 400, delle miniature, così raffinate in madreperla, questo è un oggetto da 4.000-5.000 euro. 1.800 euro, torneremo in seguito. Al numero 14 abbiamo questo artista, che qui non avete inserito, infatti pensavo anche fosse Duranti, ma è stato inserito con un altro nome, vedremo poi di aggiustare, allora daremo in un secondo modo quella che è 4.800 euro, mentre per le due marine firmate Berton 6.500 euro è la richiesta, 91x112 è la misura del singolo pezzo. Vale, torniamo a ritroso da Federico che vedo che ci aspetta a inizio esposizione qua, veramente poi torneremo amici perché qua non ci credo che nessuno abbia il coraggio di acquistare un mobile di questa bellezza con queste caratteristiche, questo è un gioiello, veramente questo è il meglio che si possa desiderare da un mobile nel Settecento, molto belle il pandan di nature morte, anche qua le fate grande attenzione, qua dietro ci sarà una grande sorpresa. Per il momento non mi rimane che ringraziarvi e tornare indietro ai telefoni con Margherita, quindi coadiuvarla in quelle che sono le chiamate. Non titubate, attenzione che qui di tre ne è rimasto uno, non ce ne sono più, quindi non giocate col destino. Dei senior di poi sono piene le fosse, Tiziana tu me l'hai insegnato, io da allora quando lo dico, grazie a Dio anche gli amici da casa sono più recettivi. La parola a Federico, per quanto mi concerne vi ringrazio. Tornerò poi per spiegare gli ultimi arredi laggiù. Buon proseguimento, grazie, a dopo. Grazie mille allora per le conferme e per tutto il seguito. Abbiamo ancora un'ora e mezza che possiamo dedicare alla bellezza dell'arte. Tutta la prima parte, il numero 1, il numero 2 e la serie di 9 tempere ci raccontano di Roma, la città eterna, la città a mio avviso più bella del mondo, dove si passa dalle antichità romane, come la colonna traiana di quel Traiano che è tornato dalle vittoriose imprese contro i Daci, aveva voluto scrivere su questo monumento le guerre, i viaggi, i bottini, i preziosi risultati della sua storia. Di fronte alla colonna, la chiesa di Santa Maria. È un gioiello di Jacob van Lien, nato a Roma nel 1723, ma figlio di Henrik, un pittore fiammingo, che con il gusto del Grand Tour, per cui pieno di luce, analitico, attento a rappresentare i personaggi che di fronte alla bellezza di questa colonna si soffermano con i giochi di luce, lo ripeto, e con una serie di figure che sembrano sospese laggiù su quel muro, tra la Roma antica, tra la Roma dei Romani e la Roma barocca. A 12.000 euro, mentre a 10.000 euro, sempre Roma, questa volta Roma è lontana, è laggiù dietro quei monti, laggiù dove l'acquedotto Claudio sta conducendo il nostro occhio, Canella ci regala questo tramonto. Siamo in diretta a 10.000 euro,
per Giuseppe Canella, perizia del professor Mazzocca. E poi a 8.500 euro le 9 tempere, amici, ascoltatemi, vedetele dal vero, così forse non rendono. Io mi chiedo, se mi chiedeste quale opera... Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese io canto. Federico, la comunicazione artistica è un vero tormento, ma tu la renderai piacevole, gradevole, così. Signori, Ars Antiqua ad Artem, conduce Federico Bulgarini. Grazie Giuliano allora per introdurci a quella che è l'opera del Sipario, un'opera che scegliamo ogni domenica e che la voce di Giuliano ci introdurrà. Un tempo, quando sull'orlo del deserto si dischiuse la mano del Signore, simile a un frutto estivo che il suo nocciolo annuncia, ci fu un prodigio. Da lontano si incontrarono e si salutarono tre re e una stella. Naufraghi di questo infinito, scrutando il corso del tempo, seguendo astri e fissando gli abissi, furono condotti per questa strada da una nascita. Quale luce divina, quale fonte orientò lo sguardo, il corpo e il destino del mondo. Magi, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca. Grazie, grazie a Giuliano che mi dai l'opportunità di introdurre agli amici l'Adorazione dei Magi di Giovanni Battista di Scepoli, detto lo Zoppo da Lugano, nato proprio in Ticino nel 1590, morto nel 1654 a Milano. Vi è anche la monografia del pittore, della Schirà, si è data una mostra, e aprendo questo libro vi faccio vedere questa Madonna col Bambino e San Giuseppe, e questo è il particolare, andiamo a vedere poi questa con la figura di questa figura stante, collezione privata. Entriamo nel nostro dipinto, ecco la stessa figura, ecco l'Adorazione dei Magi, ma noi in più vi presentiamo questo straordinario corteo di putti, paggi, di armigeri, di personaggi venuti da lontano, Melchiorre, Galbastare e Gasparo, i tre re magi, l'oro, l'incenso e la mirra, a inchinarsi dinanzi a Cristo. Lo Zoppo da Lugano è un pittore che adoro, un pittore che ha in sé almeno tre elementi culturali differenti. Da una parte la tradizione lombarda, per cui un pittore che osserva Giulio Cesare Procaccini, che conosce Francesco Cairo e a sua volta aveva fatto il primo apprendistato da un pittore che si trovava in Lombardia, ma che ha raggiunto da Bologna, Camillo Procaccini. Ecco allora i panneggi falcati, ecco allora il senso della pittura lombarda del Seicento. Ma ugualmente la sua tavolozza si arricchisce, un pittore che viaggia verso Genova e a Genova conosce la straordinaria stagione del barocco genovese, conosce Rubens, incontra Van Dyck, apprende Strozzi e Carlone. E allora guardate questi putti nel cielo, e allora guardate questo tripudio di angeli che partecipano svolazzanti nelle pose che sembrano sgambettare tra le nuvole dalle quali e tra le quali la luce divina scende ad illuminare il Cristo in un gioco tutto teatrale di chiariscuri, eccolo qua, fino ad incontrare il Bambino Gesù benedicente. È un quadro, signori, che vedremo tra poco appena Margherita sarà lasciata dai telespettatori, in relazione al dipinto del Castello Sforzesco di Milano, della Galleria Sabauda di Torino e di quello che vi ho visto, che vi ho mostrato poc'anzi e ve lo faccio rivedere in piccolo, eccolo qua, in collezione privata insieme a un'Adorazione dei Pastori. Vedete, lo stesso personaggio, lo stesso modello ritorna con questo turbante, con questa ricchezza di passaggi tonali. Ha nel colore
poiché non solo lo zoppo da Lugano andò a Genova, ma anche a Venezia, in un altro soggiorno, una delle sue peculiarità. Sono colori ricchi, sensuali, le vesti blu, rosse, ocra, dei colori terrosi e dalle ocre. Ma guardino che bello questo passaggio di luce tra le teste di due angeli. Vedete, in penombra il primo e il secondo che sta occhieggiando, sta spiando partecipe umano la scena dei tre grandi della Terra. Abbiamo parlato questa sera di America, allora l'America non era conosciuta, i tre continenti erano l'Africa, erano l'Asia ed erano l'Europa. Per cui dai tre continenti giungono i tre magi dinanzi alla bellezza di Cristo. Signori, state confermando un'opera degna delle grandi collezioni museali che vi ho citato poc'anzi, e potrei continuare a dirle. Questo per esempio è, tra l'altro è un pittore che conosce molto bene Carlo Francesco Nuvolone. Le più importanti chiese milanesi erano arricchite dalle sue opere. Allora, Margherita, se possiamo dalla regia andare a mostrare i riferimenti al nostro zoppo da Lugano, abbiamo modo di entrare subito nel merito. Il primo è quello della chiesa di Santa... questa è quella della... Margherita? Scusi, Allora, qui siamo a Milano, al Castello Sforzesco. Ecco, allora, chi stasera confermerà il nostro zoppo da Lugano avrà modo di andare poi al Castello Sforzesco e dire: io ho il piacere di avere, in quel museo dove si trova anche Leonardo, tra parentesi, con la Sala delle Asse, e i grandi pittori del Canaletto del Settecento, i grandi pittori del Seicento, o come lo zoppo da Lugano del barocco lombardo, avrà modo di portare a casa, rientrando la sera ed osservando la sua parete, lo stesso dipinto. Tra l'altro ha una pisura assolutamente collocabile, per esempio per un capoletto, 103x132 sono i centimetri del nostro dipinto. Avanti. Eccolo qua, torniamo a vedere e a leggere anche il dipinto, perché poi dal vero, questa sera la signora in studio ha avuto la possibilità di vedere le opere dal vero, e quindi è naturalmente più facile andare a confermarle. Questi sono i due riferimenti, questa è una chiesa di Sant'Ambondio a Como. Chiesa di San Giorgio in Borgovico. Chiesa di San Giorgio in Borgovico, scusate, a Como. Ecco qua, torna la Vergine, tornano quegli angeli nell'alto, ma guardate che belli, io spero si riescano a vedere. Naturalmente vede Carlo Francesco Nuvolone, vede Stefano Danedi detto il Montalto, vede in questi giochi di eleganza la pittura di Procaccini. Guardino la forte caratterizzazione dei volti dei nostri protagonisti. Guardino questi sguardi così intensi, così profondi. È un quadro giocato molto bene nei secondi piani, è un quadro giocato con passaggi di luce sottilissimi, proviene tra l'altro dalla collezione dove si trovavano i due marini che settimana scorsa avete confermato. Ma guardate che bello, vale la cifra che vi sta chiedendo Margherita soltanto questo personaggio. È bello come Morazzone, è bello come Cerano. La pittura lombarda barocca è una pittura che evolve naturalmente da quei maestri come Cerano, Procaccini, Daniele Crespi d'inizio Seicento, ma poi è a contatto con i bolognesi, è a contatto con i genovesi, è un tripudio di colore. E allora ecco, lo ripeto, il caro angelico dei putti, guardate la dolcezza di questi putti che si abbracciano, molto molto affascinanti. E poi l'idea di collocare su più piani anche architettonici, per cui abbiamo un colonnato alle spalle del gruppo di Maria, di Giuseppe, del Bambin Gesù e del Maggio che si inginocchia, per cui la struttura è quella diagonale. Il barocco è un linguaggio artistico estremamente articolato, vedete i giochi di luce, la teatralità della presenza delle figure. Io trovo stupendi anche questi due angeli che tra l'altro, amici, rimandano delle opere note dello zoppo da Lugano, come quello della Galleria Sabauda che vado a mostrarvi, è la scheda numero 4, ecco qua signori, dove appunto lo zoppo da Lugano introduce questo santo, questa figura a sinistra che nel nostro caso è un angelo e invece precedentemente appunto era un riguardante che si trova qui sul suo catalogo. Io, ecco, questo è la Pinacoteca di Brera, signori. La Pinacoteca a Brera avete Raffaello, avete Mantegna, avete Bellini, avete Tiziano, avete Caravaggio. Tra questi grandi maestri avete lo zoppo da Lugano.
Questa sera il dipinto, ecco, vedete sempre i giochi di luce, i putti, queste vergini molto molto dolce, perché la dolcezza è uno dei riferimenti del suo linguaggio, una dolcezza sensuale che appare in questa pittura morbida e sfumata, vi dicevo appunto la sua conoscenza della scuola genovese. Con Margherita la richiesta economica molto molto interessante per Giovanni Battista Discepoli, detto lo Zoppo da Lugano. Siamo in diretta e l'opportunità è di confermarlo. Viene dalla grande collezione dove avete confermato sia i due Marini, e con mi complimento con l'amico Francesco, sia il Lorenzo Russo, mi complimento con l'amico Valentino, dal quale sono stato, che tra l'altro è un art advisor che ha 91 anni, che è la mamma, che saluto, complimenti signora, il dipinto sta benissimo, l'abbiamo portato proprio ieri pomeriggio in collezione. Signora Bianca, complimenti. Allora, amare l'arte, Valentina, vuol dire amare un piacere che per tutta la vita, per noi che poi andiamo nei musei e che da vicino godiamo, come veramente intellettualmente ma anche fisicamente, di questa bellezza. E noi vediamo l'opportunità, come nel caso del Montalto, come nel caso di Canella, vi ho fatto vedere quello di Montecitorio, della Camera dei Deputati, come nel caso di Van Lint, vediamo l'opportunità di portare in collezione delle opere assolute, delle opere di grandi protagonisti. Qualora non vogliate spendere determinate cifre, abbiamo l'opportunità di avvicinarci a quei maestri, ma con naturalmente richieste vantaggiosissime. A 2.400 euro, naturalmente, ci avviciniamo a Sassoferrato. Sassoferrato ha altre cifre, ma nella sua bottega, per un pittore che ha grandissimo successo, recupera Raffaello, recupera Domenichino, è il pittore delle Marie come in questo caso annunciate, vedete le mani sono congiunte, anche qui gli occhi si abbassano, è colpita da un fascio di luce che ne mette in luce la bellezza e poi anche la morbidezza dei panneggi, insomma è un pittore a diretto contatto di Sassoferrato e che noi presentiamo a 2.400 euro. Noi andremo dopo domani, il 24, ad un matrimonio e porteremo un dipinto in dono, come Ars Antiqua. Perché? Perché regalare l'arte vuol dire regalare emozione, vuol dire regalare pezzi unici, vuol dire farsi ricordare per tutta una vita. Per cui una volta si faceva così, giustamente. Una volta, tra l'altro, l'arte è unica. Anche chi fosse il più ricco del mondo e volesse una cosa unica, solo l'arte può esserlo. Comprasse la barca più bella, comprasse l'elicottero, comprasse qualsiasi altra cosa prodotta industrialmente, ci sarebbe qualcuno uguale. Con l'arte, amici, ogni pezzo è unico. Un piacere che Valentina si gode tutta in una vita, è un piacere che si gode con i propri amici, che si può, come la signora Bianca che ha 91 anni, avere ancora il desiderio, come tanti di voi, di naturalmente poter gustare ogni giorno. Abbiamo un colto pubblico, le biblioteche dei nostri collezionisti sono ricche, saluto Francesco, Riccardo e tanti altri amici che hanno grandi biblioteche, l'amico Antonio della Sardegna che ha scritto anche dei libri, complimenti, o il dottor Bruno che avete visto prima essere preparatissimo. Per cui il piacere anche di circondare, io che ho studiato la pittura lombarda del 600, dai testi della Bona Castellotti in poi, da Marco Bona Castellotti, e che ho la possibilità di presentarvi uno Zoppo da Lugano, un Antonio Discepoli, che va messo al pari di Cristoforo Storer, dei Nuvolone, dei Cairo, di quei pittori che nella Milano del 600, della Milano post-porromaica, però apprendono ormai l'arrivo del barocco. Per cui è un linguaggio molto interessante, compiuto, è un quadro da vedersi davvero, ma guardate questi cavalli in secondo piano. Vedete? Sono presenze teatrali all'interno della scena. Guardate sempre dal punto di vista teatrale la partecipazione dei personaggi che sembrano tra loro chiacchierare e anche gli angeli stessi sono incuriositi dall'arrivo dei grandi re che portano l'oro, lo ripeto, l'incenso e la mirra. Questo panneggio, questi giochi di luce vale il prezzo del biglietto che vi stiamo chiedendo. Con Margherita al telefono tutte le, naturalmente, delucidazioni. Spostiamo a vedere anche per la signora Giuliana la Venere in marmo del XIX secolo. Anche in questo caso, vedete, cambiamo completamente di linguaggio. Siamo passati dalla pittura borromaica, una pittura forte, comunque
giocata con il chiaroscuro. Milano, pochi anni prima, nel 1630, era stata tempestata da quella peste borromaica, appunto, che aveva portato via tutta la prima generazione di pittori, che tanto Alessandro Manzoni nei suoi romanzi aveva raccontato. E qui invece andiamo in un mondo completamente diverso. Un mondo, quello del XIX secolo, delle sculture in marmo classicheggianti, fatto di sensualità, fatto di eleganza. Una scultura, questa Venere... Federico, per favore, quando possibile per il signor Daniele di Torino Le due nature morte? 4.800 euro la nostra Venere, che vediamo, una bagnante, per cui pare appena uscita da uno specchio d'acqua, e questa natura, queste ninfe lo richiamano, intatta. Signori, io sono stato a New York questa settimana, ho visitato i due grandi antique center dell'antiquariato, dove si trovano tutti i vari dealers. Per una scultura simile a questa mi hanno chiesto $12.000, per quelle un po' più grandicelle. Ecco, l'Apollo, che ho venduto a 20.000 qua e che andrà in Svizzera tra pochi giorni, se fosse stato a New York mi avrebbero chiesto $80.000. A 4.600 euro, che paghi come vuoi, puoi domani portarti a casa una bellissima immagine. Ripeto, rimando a quello della statuaria romana, greca, che poi nel 500 era stata ripresa. Guarda, Valentina, la leggerezza di questo piede che si è appena posato e che lascia, vedete, apparire addirittura il fondo. È scolpita nel marmo di Carrara, per cui il marmo più pregiato che tanti artisti, Michelangelo in primis, andavano a ricercare in quelle cave così belle che si trovano appunto sulle nostre Alpi Atuane. E poi la sensualità dei seni, che quasi è bello toccare, anzi, senza il quasi. La delicatezza del volto, l'idea della purezza, che qui vedete essere ideale, un'idea di una bellezza che ci rimanda all'antichità greca, a 4.800 euro. Stessa richiesta è Margherita per i due volatili che presentiamo. Scusate, non i due volatili, le due nature morte, a 4.800 euro. Eccolo qua, bella l'idea del pappagallo. Sì, questo pappagallo in porcellana del XX secolo, guardate che meraviglia, sembra far parte, ecco, del nostro animalier. Anzi, ve lo faccio vedere anche in rapporto a quell'altro. Andiamo a vederlo con l'altro pappagallo, eccolo qua, guardate. Eccolo qua, è un confronto tra pappagalli. I pappagalli erano animali esotici, abbiamo parlato questa sera del conquistatore Jean de Leon, spesso giungevano attraverso lunghi viaggi e arricchivano le case dei nobili. Allora, 38.000 euro la natura morta, quanto il pappagallo, Margherita? 650 euro. 650 euro, pappagallo in porcellana, marchiato sotto, molto molto elegante. Giuliano, questo... potrebbe essere un bellissimo oggetto per la tua collezione. 36 la natura morta. Allora, siamo in diretta, 600 euro per il pappagallo in porcellana. 650, e 50 li offro io. 600 euro per il per la bellissima immagine del mamma mia, di questo pappagallo. Ma guarda che bello, guarda il piumaggio. In conferma, bene, guarda, mi fa piacere che l'amico abbia scelto questo uccello esotico, molto molto affascinante nel piumaggio, nella posizione, a 600 euro, e io pago la pizza. Beh, con 50 euro possiamo mangiare più di una pizza. Frutti di mare. No, a New York ne mangi mezza. Allora, a 650 euro in conferma, vado a suonare subito il campanellino. Ecco qui, amici, viviamo nel paese più bello del mondo, ricordatevelo, eh? Siamo circondati di arte, di cibo, di territorio magnifico. Margherita, allora, dica. Una richiesta anche di informazioni sul Dante in marmo e ancora le due nature morte che stanno piacendo. Allora, le due nature morte, signori, a 4.800, ve le faccio vedere anche dietro. Sono, tra l'altro, arrivano dalla stessa collezione della numero 9, vedete anche, infatti il gusto è molto molto simile. Signori, sono in prima tela, il telaio antico. Bella anche la cornicetta, come mi insegna l'amico Francesco, i quadri vanno visti sul lato A e sul lato B. A 4.800 euro, pandan ideale per
portare la luce, per portare la delicatezza della pittura settecentesca nelle vostre case. A 4,8 per la coppia. A 5.000 euro invece al centro, Natura Morta. Questa volta, vedete, è differente il fondo, è più scuro. È un pittore francese e operoso a Roma, per cui ha un insieme di connotazioni stilistiche che vanno dagli influssi di Michael Comte, questo appunto pittore che ha raggiunto a Roma, alla cultura barocca dei Mario dei Fiori, ma anche dei Fioravino, tutti quei pittori specializzati nei tappeti, a 5.000 euro. Margherita, dalla regia possiamo mandare invece i riferimenti a Giorgio Duranti, perché abbiamo parlato di pappagalli. Andiamo a vedere i nostri volatili al numero 14. Margherita, lei che è esperta di ornitologia, oltre che di fiori. Un amico, il numero 14, aveva citato gli uccellini e la loro specie. Cardellini? Erano cardellini. Cardellini, vedete, Margherita risponde un po' meno bene sui santi, meglio sugli uccellini. Allora, io direi i cardellini. No, perché poi Duranti è un pittore che ha alla base una formazione settecentesca. Pensate, era un nobile che trascorreva le sue giornate di delizia nella villa di Palazzolo. Federico, lasciava Brescia. Mi specificano che sono cardellini maschi e cardellini femmine. Allora, il cardellino maschio, Margherita, lo so distinguere dal cardellino femmina. Perché? Perché nel mondo della natura è molto facile identificare nel maschio l'animale è più bello dal punto di vista dei colori, eccoli qua, perché doveva corteggiare. Signore, ancora ci fossero corteggiamenti come quelli del regno animale, giusto signora? Che sono gli animali ci insegnano il loro piumaggio molto bello per corteggiare invece femmine, che dovevano avere dei colori neutri. Questo perché? Perché si nascondevano durante la cova, per cui nel mondo della natura nulla accade a caso, e Giorgio Duranti, che pensate osservava nella bassa bresciana, nella sua villa di Palazzolo, quando si era trasferito dopo aver lasciato Brescia e dopo che alla morte del padre la pittura non fu soltanto più un diletto di un giovane nobile, ma divenne una necessità. Giorgio Duranti cominciò a vendere i suoi dipinti, suonava la musica, cacciava, era immerso nella natura. Che bello pensare alla società del Settecento, la civiltà che ci racconta Parini nelle Odi, la civiltà nella quale i giovani erano immersi in quella natura bucolica tanto amata. E Duranti, che era nato nel 1687 a Brescia, diventa immediatamente un pittore di gusto illuminista, per cui una precisa descrizione degli animali, in questo caso abbiamo appunto i cardellini maschi e femmine, ma abbiamo anche quelle ghiandaie che si trovano a Brescia nella mostra dedicata agli animali dell'arte e che erano i nostri, per cui vedete che Ars Antiqua vende anche opere che sono nei musei. E allora io vi faccio vedere subito il catalogo del libro Gli animali nell'arte, dove c'è il Duranti che era nostro e che adesso è esposto in mostra, che ha la stessa cornice, lo ripeto, di questo. Eccolo qua, vi faccio vedere subito. Giorgio Duranti è un pittore affascinante, eh? Eccolo qua. Queste sono le ghiandaie, 45x60, hanno la stessa cornice, come avete visto nell'incontro che abbiamo fatto con il curatore della mostra, il dottor Davide Dotti, magnifica in corso, lo ricordo, per chi non l'avesse vista, manca poco perché finirà, ricordo l'esposizione si trova a Palazzo Martinengo a Brescia, fino al 9 di giugno, per cui vi consiglio di andare a vederla naturalmente. E Duranti, ve lo ricordo e ve lo ripeto, tra l'altro è un pittore molto molto rinomato nel campo della pittura di animali, tant'è che negli anni 40, questo è un dipinto che consiglierei all'amico Francesco, per esempio, che ha una bellissima collezione, preciso, sano, guardate i colpi di luce nei cardellini che sono quasi in bella posa, vedete, sembra di cogliere il loro piumaggio, sembra che si siano messi in posa. Nel 1740, negli anni 40, ha rapporti con Venezia, nel 42 è acquisito, o sue opere sono acquisite dal maresciallo von Schulenburg, che era tra l'altro, Margherita, il committente di molte opere di Ceruti e di altri pittori importantissimi. Allora, un'altra persona
precisazione perché i nostri collezionisti sono attentissimi. In questo caso ringraziamo Giuliano che ci fa notare che sono cardellini e fringuelli. Allora, si arricchisce la nostra voliera. Maschio e femmina, ma sono cardellini e fringuelli. Grazie Giuliano, cardellini e fringuelli. I cardellini hanno il musetto rosso e il fringuello senza. Esatto. Complimenti anche Giuliano per la sua conoscenza del regno animale. Ex cacciatore Giuliano? Come Giorgio Duranti, come questo pittore. La caccia, ecco, bravo, architetto. Naturalmente sono dipinti che si inseriscono anche in quella che era un'altra grande passione della nobiltà, la caccia. Ecco perché allora non solo lo spirito animalista di Duranti, lo ripeto, di carattere quasi enciclopedico settecentesco, per cui vedete, man mano da casa ci state dando le indicazioni, voi che conoscete più di noi magari il regno dei volatili, dove appunto le varie specie venivano descritte con somma attenzione, così come anche le ghiandaie che vi ho fatto vedere e quella chioccia con pulcini, sempre della stessa collezione che abbiamo venduto. Ugualmente era un trittico a 4.500 euro. Permettetevi di riconoscere anche l'eleganza formale di questa composizione, la nitidezza dei dettagli, il ricorso alle velature. Insomma, è un pittore ben preciso, un quadro molto molto affascinante, animali vivi, per cui anche la piacevolezza di portare a casa un dipinto e poi magari chissà non cominceranno a cantare la sera o la mattina per risvegliarvi con grande gioia, così come era nel Settecento, a 4.800 euro. Andiamo a vedere anche un altro quadro, complimenti per la conferma del Conca, andiamo a vedere anche la Resurrezione di Lazzaro. Signori, i dipinti su rame hanno grandissimo interesse perché sono molto lucenti, perché sono brillanti. Ecco, Bruno, se tu fossi ancora in nostro ascolto, altro quadro che ti consiglio. Poi vedete che io vi consiglio le opere, giustamente vanno subito in conferma. Qui l'ambito attributivo è difficilissimo. Cioè, se facessimo solo attribuzionismo dalla mattina alla sera, probabilmente qualcosa riusciremmo anche ad individuare di più, ma siccome da domattina alle 9 siamo aperti e dobbiamo cercare le opere, acquistarle, trovarle, strutturarci, insomma il tempo per lo studio va un po' a diminuire. Questo è tutto vantaggio vostro, perché a 3.800 euro e la pittura antica cosa conta? Conta la qualità. Guardatela nel paesaggio, in quei colpi di luce nella natura sullo sfondo. Guardatela in quei copricapi orientaleggianti delle figure che stanno con grande sorpresa. Guardate questo uomo a destra che si porta le mani sugli occhiali. Gli occhiali nella pittura antica sono rarissimi. Sta addirittura osservando, collocando le lenti meglio sul naso, la scena di un miracolo. È la Resurrezione di Lazzaro, uno degli ultimi miracoli di Cristo. Un pittore che interpreta anche con grande teatralità, non solo nel gesto di Cristo, che tanto ricorda i grandi gesti dei diti indici protesi della storia dell'arte, vi dicevo per esempio quello di Michelangelo nella Sistina, ma anche questa figura di spalle che vedete osserva la nostra rappresentazione. Guardate l'eleganza dei racemi bianchi su fondo oro, oppure guardino questo personaggio. Questo, signori, è un quadro che vi consiglio a 3.800 euro. Riccardo, grazie per esserti complimentato con Bruno, per cui giriamo i complimenti a Bruno. Questo è un rametto che andrebbe benissimo anche nella tua collezione. Tra l'altro la misura è importante perché parliamo di 27x39 a 3.800 euro. Questo è un quadro che da un dealer di All Master del 500, Margherita si sente chiedere i 6-7.000 pounds senza alcun dubbio. Dica. Quando è possibile, ritorniamo un attimo sullo zoppo da Lugano. Allora, torniamo su Antonio Discepoli. Ha avuto tante richieste al telefono, ha suscitato... Rimettiamo anche la voce di Giuliano, visto che è intervenuto per i fringuelli e cardellini. Andiamo a sentire la voce melodica e musicale, con un bellissimo coro di fringuelli in primavera, la presentazione del nostro Giuliano sulla adorazione dei magi dello zoppo da Lugano. Un tempo, quando sull'orlo del deserto si dischiuse la mano del Signore,
simile a un frutto estivo che il suo nocciolo annuncia, ci fu un prodigio. Da lontano si incontrarono e si salutarono tre re e una stella. Naufraghi di questo infinito, scrutando il corso del tempo, seguendo astri e fissando gli abissi, furono condotti per questa strada da una nascita. Quale luce divina, quale fonte orientò lo sguardo, il corpo e il destino del mondo. Magi, i pellegrini del cielo, gli eletti, l'anima eterna dell'uomo che cerca. Molto bene, allora grazie a Giuliano che poeticamente ci ha portato all'interno di questo dipinto da vera e propria quadreria, entriamo a vederlo. È un dipinto di questo pittore nato a Lugano, in Canton Ticino, dove tra l'altro si era formato osservando le opere che Camillo Procaccini aveva lasciato in zona, ma che poi le suggestioni milanesi porteranno ad essere naturalmente un pittore di ambito procaccinesco, che osserva Francesco Cairo, ma che anche naturalmente si arricchisce della conoscenza della pittura genovese, da Rubens a Van Dyck a Bernardo Strozzi. Un suo soggiorno veneziano ne arricchirà la partitura cromatica. Manderei dalla regia i riferimenti, che sono quelli di Collezione Privata, dove è pubblicata sulla monografia che abbiamo dello Zoppo da Lugano e che vi faccio vedere in breve. Eccola qua. Magari li mettiamo vicini, Marghe? Grazie. Dottoressa? Allora, questo è quello in Collezione Privata pubblicato. Andiamo a vedere il nostro. Vale. Eccolo qua, metti lo stesso riquadro così gli amici vedono e capiscono l'assoluta identità delle due mani. Consentitemi di dire che il nostro dipinto però ha una struttura compositiva molto più ricca. Vedete, abbiamo un secondo piano dove sullo sfondo appaiono i tre dromedari dei magi, vedete, con i loro paggi che li stanno portando con le redini. Queste due figure che osservano la scena nei loro elmi, nelle loro corazze, e questi altri due angeli bellissimi sotto partecipano dell'arrivo del corteo dei tre re della terra che si stanno inchinando, condotti dalla luce, dinanzi al Cristo. È un pittore che, scorrendo anche soltanto le prime pagine della monografia, troviamo alla Pinacoteca di Brera, al Castello Sforzesco, alla Galleria Sabauda di Torino, nelle chiese lombarde. Ha un linguaggio sempre molto dolce, sfumato, morbido. D'altro canto, vedete, ecco guarda che bello questo confronto. La cifra richiesta con Margherita è davvero, davvero vantaggiosissima. Allora, torniamo sulle tre Madonne, perché sono entrate nuove Madonne, allora, al posto delle opere confermate dagli amici, che sono... Abbiamo dei grandi cambiamenti, Federico. Sì, questa parete è tutta, tutta nuova. Abbiamo la Madonna annunciata della Cerchia di Sasso Ferrato a 2.400 euro. La tavola toscana a 7.500 e qui le componenti manierista chiaramente sono tosco-emiliani, e a 2.800 euro l'annunciazione. 2.200. A 2.200 euro la Margherita vi regala 600 euro, a 2.200 Madonna con, ecco qui vedete l'annunciata del Sasso Ferrato, in questo caso l'Arcangelo Gabriele che scende, anche qui guardate l'idea dei putti a 2.200 euro. Questo è un regalo che vi stiamo facendo, voglio vedere se io spero ci sia un commerciante, spero che un collega acquisti l'opera per poi venderla a 3.500-4.000, che è il prezzo e il valore di questo dipinto. Io pensavo costasse almeno 2.800, a 2.200 euro. Tra l'altro guardate, ha un racconto molto bello sul retro, andiamo a vederlo subito, è di ambito genovese, abbiamo la provenienza, ecco il mio amico Francesco mi ha insegnato a mostrarvi i dipinti lato B,
ecco qua. Allora, andiamo a leggere insieme cosa ci dice il cartiglio. Questo quadro fa parte della collezione privata della famiglia Enzo Martini di Savona, per cui sarebbe bello andare a vedere questa collezione, perché naturalmente avendo i cartellini sarà stata una collezione molto ricca. Catalogo Margherita numero 689, viene da una collezione dove si trovavano 689 dipinti. Insomma, non è una collezione di una stanza, per cui immaginatevi la casa. Acquistato da privato, qui abbiamo anche Ghiazza, queste naturalmente sono i cartelli delle grandi collezioni, soggetto a annunciazione attribuita a Guido Bono Bartolomeo, che è un pittore genovese, noi diciamo scuola genovese, data di acquisto ottobre 1964. A noi dagli arredi, a 2200 euro. Guarda quando un quadro esce di casa, Valentina, con tutta la polvere ancora sul telaio, il telaio originale. La vedi? A 2200 euro. Amici, qualora voleste, e ripeto ancora, fare un regalo, è bello, eh? Bel quadro, molto raffinato. Guardate anche l'idea degli angeli, esatto, che hanno gli strumenti, vedete? La corona e lo scettro. Bellissima questa idea. Gli attributi della Vergine, la corona e lo scettro. Delle litanie lauretane. E poi lo Spirito Santo. Ed è in conferma. È in conferma? Yes. Per chi? Una nuova amica. Complimenti. Possiamo anche dire il nome, la signora Grazia. Signora Grazia, allora molto bene, questa è la parte magica, questa sera serve il campanellino, complimenti, a 2002 signora ha fatto un colpo da grande dealer. Grazie Margherita. Prendo già anche il quadro. Quadro e campanellino a 2000 e non è un suo parente a quale ha... È un po' che non compra suo papà, Margherita? Sì, ed è un po' che latita. È un po' che latita il papà. Dovremmo richiamarlo un po' all'ordine. Salutiamo naturalmente il papà e la mamma di Margherita. Luigi Albina. Luigi Albina, che hanno dato una grande educazione alla figlia, che è davvero un piacere avere con noi, come tutti i genitori, dei nostri collaboratori che ci stanno seguendo. Tra l'altro, portare i figli nel mondo dell'arte vuol dire educarli a dei valori reali, eterni, fatti di storia, fatti di passione, e che per tutta la vita porteranno con sé. Da giovani magari sarà difficile che apprezzeranno, così come dopo un percorso fatto di maturità, fatto di musei, fatto di chiese, ma quando vi entrerà questa sensibilità sarà difficile che vi lascerà. Anzi, chi ama l'arte, la incontra, lo fa per tutta la vita. Questo vuol dire che è un amore vero, questo vuol dire che è essenza vera. Allora, andiamo a vedere rapidamente gli arredi, perché signori, qui sugli arredi noi non li presentiamo mai, ma qui a 24.000 euro, cioè ho un Comò che non vedo l'ora di portare in una grande mostra. Guardate, triplo cassetto, al centro il motivo che decora i tre cassetti, sotto piano a gola, noce, radica di noce. Questo andrebbe bene nella collezione dell'amico Adriano, che ha comprato le nostre due ribalte. €24.000. E poi un altro mobile che ho il piacere di presentarvi e che reputo molto molto interessante, amici. Sullo zoppo molto interesse, signori, uno zoppo così alla cifra che Margherita vi sta chiedendo, non crediate di ritrovarlo mai più. Io ho 19 anni che ho il piacere di aprire la mattina il bandone, come dicono a Firenze, o la Saracinesca o la Clerc, e mai ho avuto uno zoppo da Lugano. Salutiamo l'amico Fernando, che ne aveva uno, ma ahimè non è uno zoppo da Lugano, per cui è della sua cerchia. Questo è lo zoppo da Lugano che metti a fianco quello del Castello Sforzesco, della Galleria Sabauda, dell'Accademia di Brera. Più bello di quello pubblicato, perché giustamente ha una ricchezza compositiva ben diversa. Marghe, si prepari, perché tocca a lei. Allora, torna l'architetto a presentare i due mobili. Io allora vi lascio con però l'immagine del mare. I due dipinti di Berton, pittore francese, due oli su tela 72x92 a 6.500 euro.
ci portano nello spirito romantico di questo pittore. I velieri che battono bandiera francese, vedete, sull'oceano durante una tempesta di mare. Le onde mosse sono firmate, eccolo qua, Berton, pittore, ripeto, francese, cieli animati e il gusto tutto romantico per la tempesta. Anche di questo mondo potremmo parlare a lungo, a 6.500 euro per la coppia, una casa al mare, un bel arredo da un bel salone da riempire. Signori, guardate la pennellata, i colpi di luce, la trasparenza delle onde e nello stesso tempo l'analisi dei velieri, dalle cime agli alberi spezzati, ai protagonisti da prua a proppa, presenti con grande, grande partecipazione. 6.500 per la coppia di Berton che vi stiamo presentando. Allora, architetto, so che deve presentare dei mobili, all'imbarazzo della scelta, perché abbiamo un bombato strepitoso, un mobile da Castello Sforzesco, una cassapanca che lasciarla qui a 2008 vuol dire avere la casa completamente piena, una cassettina da collezione. Prego a lei la scelta. Ma prima ancora, Federico, voglio raccontare a tutti gli amici, perché è doveroso farlo, anche la bellezza dei nostri clienti, i fidelizzati che veramente acquistano da anni ormai, o sono pezzi ricercati, appropriati anche per le proprie collezioni. Nasce un'amicizia, nasce un desiderio e poi nascono delle poesie, delle favole, delle poesie d'amore. Allora io manderei immediatamente Margherita gentilmente, quel meraviglioso caravaggesco che ha trovato sede in questa bellissima casa, e poi spiegherei il perché. Eccolo lì. Allora, questo meraviglioso Scilla è stato regalato per un dono di anniversario, di nozze. Torniamo pure in diretta, Margherita, grazie. Dalla nostra carissima e affezionata cliente, la signora Luigia, al marito. La vicenda chiaramente è stata veramente bella, perché sono stato io convocato innanzitutto per trovare un posizionamento dove già lei aveva un'idea, ma per vedere le dimensioni, la corretta illuminazione. Ovviamente quindi ho dovuto semipedinare il marito la mattina in modo che uscisse senza capire la mia presenza. Fare una prima visione di eventuale allestimento col portinaio, molto preoccupato, poi l'abbiamo tranquillizzato, anche perché poi in un secondo appuntamento, cioè per la collocazione dell'opera finale, come avete visto, ci siamo presentati addirittura in due, quindi non c'è stato nulla di non professionale. È stato veramente un regalo bellissimo, e vedere la gioia del marito stesso che mi ha chiamato per ringraziare, chiaramente deve innanzitutto ringraziare la sua meravigliosa signora che ha regalato l'arte, perché l'arte, oltre ad essere un regalo, è anche un investimento, quindi anche per i figli, per poi le eredità che vanno a delinearsi chiaramente nel giusto ciclo, che è quello della vita, quindi si trova anche del materiale, delle opere preziose. È stato veramente un siparietto incredibile. Complimenti quindi all'amica Luigia per questo bellissimo dono, e il marito è rimasto veramente entusiasta, quindi lui era un po' più titubante, ha trovato l'opera collocata in sede e in una giusta posizione, l'abbiamo ben illuminata, e devo dire che, come avete visto tutti voi in sovraimpressione, ha dato un grande risultato. Altri amici, quelli di Brescia, Margherita, grazie, che hanno preso quella deliziosa tavola, quella è veramente una delle opere dove forse ancora c'è qualcosa da studiare, perché è veramente un qualcosa di favoloso. Se Margherita me lo manda in sovraimpressione, altro siparietto delizioso è quello di averla collocata in camera da letto, sopra il letto. Il marito giustamente era un po' scettico, preferiva rinforzare un po' quella che era la taccaglia, perché aveva dei timori. Andiamo per l'ultima morte floreale, un istante solo, sì. Allora, poi magari Margherita mi seguirà direttamente. Fermati pure qua, Vale, vengo io. Sono due cose deliziose queste. Allora, siamo tra la fine del Settecento e i primi decenni dell'Ottocento, probabilmente in ambito piemontese, quasi certamente. Pittore molto raffinato, molto elegante, bellissimi questi toni di azzurro che ci permettono di gustare ulteriormente la delicatezza dei rose e degli azzurri. Guardate veramente come vengono inserite. Vale, scusa, devo posizionarmi io dall'altra parte, perché la realtà spesso poi noi inseriamo velocemente le opere, ma vanno viste chiaramente così. Perché? Perché qui c'è anche un discorso prospettico. Vedi che il cielo
È un continuum, esce da un dipinto e entra in quell'altro. Quindi abbiamo questi due vasi sapientemente messi su balaustra. Mi dica, Margherita? Ah, il numero 9, allora, niente, andiamo, entriamo nel numero 9, un falso allarme, che questo è un quadro appena inserito, guarda, signori, attenzione, perché anche qui c'è la possibilità di riuscire a trovare veramente, circoscrivere l'ambito pittorico. Noi abbiamo già messo la cerchia di Jacques Chapuin, quindi pittore francese, specializzato in natura morta, bellissima la sovrapposizione spaziale, guarda Vale, anche questa veramente com'è pensata, com'è capita nel suo insieme. Questa ricca composizione di specie botaniche all'interno del vaso, sicuramente un omaggio di quelli che erano i grandi maestri francesi, come lo era il Boucher, quindi quei pittori. Ma è un pittore attento anche alla cultura italiana questa, perché se vedi in qualche modo ricorda anche quei modelli toscani, quei modelli romani. Quindi è un pittore che sicuramente ha soggiornato anche a Roma. La misura della tela è di 78 x 107 cm, con cornice misura 93 x 121 cm. Quindi questa è quella natura morta che riesci a collocare, come sapientemente Margherita ha fatto, sopra un bel arredo, che puoi mettere a parete anche come singolo elemento, perché riesci a coinvolgere lo spettatore con tutte queste sovrapposizioni di spazi. Guarda che bello anche questo omaggio a questo vassoio d'argento, questa specchiera intagliata a Mecca probabilmente, quindi un quadro veramente completo. Forse da casa non vedono molto bene gli amici, perché è un quadro giocato anche sui bruni, è molto delicato anche negli sfondi. È un quadro vivace, comunque un quadro completo, un quadro che veramente, guarda qua, spazialmente come viene arricchita la composizione, anche con un singolo panneggio. Vieni qua un attimo, perché l'amico da casa qui, noi abbiamo già sottolineato, io continuo veramente a proporvelo, amici, perché questo è un quadro che nel mercato internazionale, certamente Federico appena tornato da New York ha avuto modo lui stesso di percepire, è un quadro che spicca ben altre cifre. Ricordiamo, ha una precedente attribuzione addirittura ad Abraham Bruegel, proprio perché la bellezza, l'eleganza, la raffinatezza della composizione di questo elemento, tipo il pappagallo appunto o l'uva, ricordano quello che è il grande maestro. In realtà, con poi tutta la critica evolve, quindi anche spesso si riesce a fare nuove scoperte, si riesce a identificare ancora più, a delineare in maniera più specifica quello che è il pittore. È stato da un collaboratore che poi metterà anche chiaramente firma nero su bianco di quella che è stata la sua ricerca. È un agnello a scione da sballo, questo è un dipinto che vedi raramente, è un pittore raffinatissimo che opera fra Roma e Napoli, che riprende di fatto, quindi non era sbagliata la prima ipotesi della cultura fiamminga, ma tu guarda la completezza, questo è come avere 25 nature morte in casa, Vale. Questa con un quadro solo, metti il manifesto delle più belle nature morte italiana del 600, quindi veramente un barocco rigoglioso di colori, un barocco veramente ricchissimo di dettagli. Tu guarda, come Federico spesso lo sosteneva, trovare le more, trovare un pittore che vuole andare a darci la descrizione del singolo acino di uva all'interno del grappolo non è cosa così scontata. A 36.000 euro qui si inserisce un capolavoro. Questa era stata acquisita con un altro Bruegel che tanti amici ricordano, che è stato venduto, e me poi dicono, spostavate due quadrettini mediocri e inserivate all'interno della vostra abitazione una natura morta da sballo. Questo è un dipinto da sballo, signori. L'unica cosa che sarebbe opportuno fare, Caravale, è dare una leggera patina alla cornice, perché la cornice chiaramente in stile stacca forse un po' troppo da quella che è la bellezza e l'eleganza del dipinto, ma questi piccoli dettagli poi verranno aggiustati in fase di collocazione all'interno della propria abitazione. Margherita, se mi assiste gentilmente, manderei la fotografia degli amici di Brescia. Tra l'altro sarebbe un dipinto che io proporrei fortemente a loro, perché ho visto che hanno una parete molto grande, hanno un bellissimo tavolo, poter pranzare con uno spettacolo di questa eleganza, di questa bellezza, non è cosa semplice. Anche qui io avrei preferito una collocazione all'incentro, quindi in punto simmetrico al letto, però chiaramente il marito preferiva averla un po' scansata sulla parte di destra, giustamente hanno
osservato come il peso specifico dell'opera fosse di fatto probabile e precario, in sostanza era doveroso e necessario aggiungere, siamo riusciti a aggiustarla quindi con un paio di miei artifizi, con un'ulteriore taccaglia, opera meravigliosa. Complimenti anche a questi collezionisti e amici nuovi che abbiamo conosciuto, che ci seguivano da tempo. Penso abbiate comprato veramente un gran quadro. Questa è la bellezza di trovare una sacra famiglia di questa eleganza, non è da tutti i giorni, vi rassicuro, vi rassicuro. Bene, allora io direi, vediamo un attimo il mobile, perché questo penso sia, su questo arredo si potrebbe forse fare mezza puntata televisiva. Questo è un mobile che purtroppo, essendo Luigi XVI e è tirato stoppino, quindi con questa verniciatura, specchia di fatto l'insieme. Questo è un mobile che vi consiglio veramente e vivamente di venire a vedere dal vero, perché questo è qualcosa di unico. Allora, linea sublime, perché questa è la linea più bella che c'è nel Ligi 15. Tu guarda questa mossa, io non so come poterla far percepire gli amici da casa, Vale, perché chiaramente si appiattiscono tutte le superfici, però se guardi veramente come questa linea curva riesce deliziosamente a sposare un fronte magnificamente intarsiato, veramente questo è un arredo che si vede poche volte nella vita, amici da casa, non titubate, perché a 14.000 euro questo era un mobile veramente che meno dei 50 e 60 milioni non ve lo facevano neanche accarezzare. Piede molto slanciato, guarda la bellezza del piede, Vale, gentilmente dal fianco ancora, perché anche nel piede c'è questo motivo geometrico che va a salire, va di fatto. Tu questo è un mobile che guardi in qualsiasi parte tu vuoi e da lì ne capisci la logica, capisci la bellezza, l'importanza delle essenze e linee. Allora, siamo fra la Lombardia e il Piemonte, questo è quasi assodato, quindi ricorda in parte un po' il mobile ligure proprio per questa bellezza e che di fatto denota anche un'influenza francese, ma in realtà è ancora legato molto agli stilemi lombardi. Il periodo è fra il 1750 e il 1780 al massimo, perché è un Luigi XV che evolve il Luigi XVI, ma è un mobile che tiene conto della linea settecentesca e di fatto è precursore di quello che sarà l'intarso Luigi XVI. Raffinatissimo, perché è quella purezza di linea, è quell'eleganza sofisticata, è quella ricerca del dettaglio minuziosa. Cassetti leggermente stondati. Io adesso qua però, per farvelo capire, devo assolutamente togliere il cassetto. Guarda qua, Vale, guarda questo gioco del cassetto che va parzialmente a invitare la curva. Questo è un arredo veramente magnifico. Bois de rose, la stronatura di noce, radica di noce, palissandro di Rio, realizzato in toto in bois de rose di testa, quindi veramente anche tutta la strombatura del singolo cassetto viene di fatto enfatizzata proprio anche nel disegno con questa linea che aggetta leggermente. E cosa rarissima, questo grazie a un caro amico e collaboratore, grandissimo conoscitore di mobili, viene utilizzato addirittura il palissandro di Rio, palissandro di Rio de Janeiro, quindi importato dal Brasile per essere utilizzato nel Settecento in questo arredo. Ma io, una delle cose più belle, amici cari, tra le altre cose, io sono sincero con voi come sempre, io il Luigi XVI e il Luigi XV non è uno stile che apprezzo all'infinito, perché sono più legato al gusto seicentesco in Italia, ma questo è un mobile che veramente vi consiglio, perché è un mobile di una rarità assoluta. Guarda la proporzione del piede, guarda il piede come è alto, guarda come sapientemente inserito nella linea con questo motivo geometrico. Ma Vale, seguimi nel dettaglio, perché tu guarda la bellezza di questa greca. Parte tutto questo gioco di bois de rose, vieni 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 che scorre, scende e va a scomparire dietro, risale, sposa l'altro cassetto, torna sui suoi passi, si interseca e riparte. Quindi questo è un disegno, è una greca, è una geometria infinita. Quindi è stato utilizzato questo artificio per far sì che il nostro cocchio non venga mai spiazzato, venga sempre rapito dalla bellezza e l'eleganza di questi dettagli. Maniglie originali Coeve,
motivo e anche dettagli sabbiati a caldo, quindi molto ricercati. Questi sono arredi che pensare di ricostituire al giorno d'oggi in stile è una cosa impensabile, perché devi innanzitutto trovare un artigiano in grado di traforare questi motivi di acero, quindi questi dettagli, questi disegni così sublimi. Materiali praticamente impossibili da reperire sul mercato, perché per un piccolo tassello di radica ti chiedono 2 o 3 mila euro. Trovare questo compendium di essenze e lignee, la bellezza di questa eleganza, questo è un arredo che visionate una volta nella vita. Ha già riscosso grande successo, ma io francamente una persona desiderosa di inserirlo in casa non l'ho ancora trovata, e qui sbagliato, perché qui avete qualcosa veramente di unico. Questo è un mobile che vi regalerà grandissime soddisfazioni. Guarda la bellezza del fianco, Vale, mi hai anticipato, tu stessa sei stata forse rapita da qualche greca, da qualche dettaglio. Tu guarda la sapienza con cui è stata posizionata questa la stronatura. Questi sono arredi che non sono stampati, amici, questi sono tutti arredi pensati centimetro per centimetro. Tu guarda la bellezza e l'eleganza di questo fianco a lisca di pesce, quindi con queste lastroni che convergono per creare ulteriori giochi contrapposti a seconda del materiale. Brava Vale, stai qua un attimo in alto, perché già qua vedi anche io te, con te io stesso sono spettatore della bellezza di questo arredo. Guarda la doppia specchiatura, la lastronatura di noce, la lastronatura di Bois de Rose, il palissandro di Rio. Tu guarda la stratificazione delle essenze in linea. Questo è un mobile da serie A, questo è un mobile da pubblicare sui libri. Io ho guardato sia nell'interno dei cassetti, sotto i fondi, per capire se ci fosse una firma, perché è impensabile che l'artefice di un arredo di questa magnificenza non abbia voluto in qualche modo lasciare anche la sua testimonianza scritta, ma siete voi che avete la possibilità di inserirlo in casa. Questo è un gioiello. Per chi ama Luigi XV e Luigi XVI, questa è un'opportunità che mai più potremmo ripetere. Guarda la purezza del disegno, perché poi spesso Luigi XVI diventa, che non me ne voglia Maggiolini, chiaramente uno dei più grandi maestri mobilieri della cultura, Luigi XVI dell'intarsio, esasperato forse anche negli intarsi e nelle greche. C'è ancora la pulizia formale, c'è il rispetto della storia, c'è il racconto di un equilibrio che si è consolidato nel tempo, perché questa linea è assoluta. Non è il classico Luigi XVI più largo e più stretto e spigoloso, ma è un bonbon, è una delizia, è un qualcosa che è pensato innanzitutto nella proporzione. Amici, non titubate, perché a 14.000 euro un arredo di questa eleganza non lo troverete mai più. Oggi sono giorni, sono anni in cui è veramente e fortemente consigliato acquistare gli arredi, perché arredi di questa bellezza, di questa raffinatezza, quando il mercato tornerà, perché sta chiaramente tornando con diversi interessi anche da soprattutto commercianti esteri, saranno arredi che sognerete la notte. Perfetto. Bene, allora andiamo un attimo anche al Comò Lombardo, poi lasciamo parola a Federico. Abbiamo salutato gli amici collezionisti di questa settimana. Nel frattempo abbiamo il signor Simone che ha chiesto il vaso Ginori. Signor Simone, per il vaso Ginori, qua non c'è molto da dire. Questo è modello Ginori realizzato nell'Ottocento. Cercatelo in internet, guardate dei riferimenti, mi dite se ne trovate uno più bello a 1800 euro, lo compro io, perché questo è un gioiellino, è in perfetto stato di conservazione. Anche qui la linea chiaramente riprende quelle brocche rinascimentali, quindi è di fatto una scultura che riprende la classicità, che riprende quelle grottesche tipiche anche dei Pompei, di tutti quegli affreschi che hanno, che nei giorni stessi, spesso anche Riccardo, un amico, un abbraccio, mi ricorda di come ci sono delle scoperte veramente di queste domus romane, di queste meravigliose sale impreziosite con questi motivi grotteschi, con questi decori. Questo è un elogio alla cultura italiana, alla bellezza rinascimentale, all'importanza storica, a tutti quei motivi che hanno caratterizzato la storia dell'arte. 1800 euro per una ceramica intatta. Vale, andiamo ancora un secondo al Comò e le colonne, io concluderei il mio intervento, poi anche Margherita forse doveva aggiungere qualcosa ancora su questo. Prima di concluderlo, comunico che è stato confermato il vaso Ginori, per cui possiamo suonare il campanellino. Bene, allora Vale, vai pure sul coso che...
sul vaso e diamo una scampanellata di riserva. Per un nuovo amico di Lucca. Amico di Lucca? Benissimo, complimenti all'amico di Lucca allora, perché questo è veramente per gli amici che amano le ceramiche, che amano le porcellane, trovare un vaso di questa eleganza a 1800 euro non è una cosa così scontata. Allora, andiamo a ritroso. Attenzione amici, 14.000 euro per il Comò da sballo. Meravigliosa coppia di nature morte. Zoppo da Lugano ha già riscontrato una decina di telefonate, nessuno però si è ancora avvicinato all'acquisto. Attenzione perché questo anche è un pittore raffinatissimo, veramente qui già in diretta percepire e gustare questa parte con cavalli e soldati, veramente è qualcosa di affascinante, qualcosa che invita a guardare. Ho la forza di questo, remaggio con turbante. Un abbraccio anche all'amico da Catania, che so che ama questi soggetti. Eccolo qua, veramente questo è un quadro completo, è un quadro molto molto interessante. Vale, andiamo al Comò, perché anche quello è un arredo che merita veramente di essere visionato un attimo nel dettaglio. Siamo Luigi XV, in questo caso bene o male il periodo è quello dell'arredo precedente, ma la purezza lombarda qui che regna sovrana, la ricercatezza della linea, della forma. Questi sono mobili che fanno della linea e del materiale, cioè dell'essenza linea, la loro eleganza. Quindi devi guardarli attentamente nelle proporzioni. Spesso nei primi prototipi probabilmente sono un po' seduti, sono un po' grossolani nella linea, ma realizzati già comunque con radica di noce e quindi con mosse e contromosse che vanno in qualche modo a stimolare anche visivamente quella che è la percezione visuale, dimensionale. Questo di fatto con questa sorta di ala di gabbiano, perché ha un movimento leggermente strombato anche verso lo spettatore, tiene conto anche di quella che è l'eleganza veneta. Quindi è quel periodo in cui veramente nei palazzi milanesi, nelle case più belle della Lombardia, del Veneto, veniva inserita questa forma di arredo. Talvolta nascevano in pandan, poi chiaramente, come dicevamo per l'angoliera, per come dicevamo per altri compendi di arredo, spesso venivano facilmente divisi le copie, i pandan, in maniera speculare nell'eredità, e chiaramente poi non è facile trovarli in coppia. È un gioiello questo è il più bello che abbiamo avuto, non me ne vogliono Elvio e Elisabetta, che saluto calorosamente, grazie per quella deliziosa cena che mi avete offerto e per aver collocato quelle meravigliose sculture all'interno della vostra abitazione. Anche il vostro è molto bello, forse leggermente più veneto, questo è più lombardo. Sono due mobili veramente unici. Qui la proporzione, anche qui vanno guardati nel dettaglio. Guarda che bello tutto questo giro di bois de rose che scende nel piede e risale sul fianco. Quindi quando poi gli arredi erano pensati con questa intensità, con questa ricercatezza, sono un piacere veramente da visionare, da interpretare e da andare a scoprire nei dettagli. Il Comò lombardo di fatto però talvolta era senza maniglie, quindi tanti puristi poi vogliono rimuoverle. Questo è l'aspetto più funzionale per poterlo utilizzare, quindi venivano già nel Settecento, nei primi decenni dell'Ottocento, venivano inserite le maniglie per poter renderli più pratici, più utilizzabili anche da quello che era il collezionista, il professionista che lo possedeva, e così vengono lasciati. Questo è un arredo veramente di grande, grande qualità. Vale, regalami un'ultima visione di queste due strepitose colonne, perché qui veramente ne abbiamo avute diverse copie, forse un 6-7 copie nella nostra circa ventennio di attività, sempre ricercate proprio nella loro unicità, ma così non abbiamo mai avuto il piacere di presentarli. Io vorrei probabilmente, vi assicuro, il peso specifico dell'arredo è notevole, ma farvene capire anche il fatto che sono interamente intagliate nel massello anche sul retro. Quindi guarda come sono ricercate a livello di intaglio. Tu pensa, io spesso lo sottolineo, l'importanza e la capacità dell'ibanista, dell'intagliatore, che dà un unico elemento già prima di poter pensare al disegno, quindi ai primi colpi di sgorbio, riusciva già a interpretare nell'insieme quello che era decorazione finale, quindi la possibilità di riuscire senza poter sbagliare, chiaramente, perché poi quando veniva scavato con delle sgorbie, con delle punte molto affilate, la superficie non era poi possibile aggiungerne nient'altro, quindi già riuscire a gestire un lavoro a 360 gradi, perché queste sono colonne da centro, attenzione, queste sono interamente tagliate,
con questa bellezza, con questa eleganza. Di fatto, sì, la grottesca è quella che già avevamo visto nel vaso Ginori, quindi ringrazio anche l'amico per la riserva, è ancora quel motivo. Io vi suggerirei ancora un ultimo istante di, magari lo posizioniamo in maniera più visibile, Vale, fai vedere un momento anche la bellezza di questo acquarello, perché anche qui io sono certo che lì ci sono alcuni collezionisti che non possono farselo sfuggire. Innanzitutto la documentazione storica, la bellezza di questi costumi, guarda che bello il fascino delle, di questa cascina lombarda probabilmente, perché il fienile, l'architettura con questi travi in noce o abete per coprire questa sorta di stalla probabilmente non è da... vediamo anche delle mucche nella parte retrostante, quindi sicuramente un cascinale lombardo della prima metà dell'Ottocento. Qui ci sono forti richiami sia, come dicevo precedentemente, anche a Bison, pittore che tra l'altro lavorò in Lombardia con questi formati, perché come ben sa la nostra amica in studio, lui pur essendo un pittore di origine veneta, poi nell'ultima fase soggiornò frequentemente in Lombardia con dei piccoli formati di dipinti, ed eccola qua la possibile attribuzione al dipinto. Io non voglio però dare o esaltare di più di quello che è il dipinto, quindi posso solamente dire che è un acquarello sicuramente di area lombarda dei primi decenni dell'Ottocento, ma anche qui, anche con questo discorso delle marionette, guardate che belli, questi sono anche i costumi di due, che sarebbero uno da casa, starà prendendo appunti, poi so già che mi chiamerà per dare veramente una precisazione di tutti quelli che sono i simboli, i contesti, anche il cagnolino spesso utilizzato, questa figura è molto veneta, quindi questo è un acquarello su carta dei primi decenni dell'Ottocento. Federico, se vuoi concludere, io direi che vedo che sono anche da casa altre richieste, la cassettina un attimo solo, Vale, vieni con me in fondo allo studio, perché mi aveva chiamato prima un collezionista, è un oggetto molto intrigante, questo è un oggetto che tiene conto della cultura veneziana quando c'è un'influenza, in questo caso per via poi della Repubblica Marinara, quindi c'erano scambi con le Indie, c'era uno scambio con l'Oriente, di fatto è un motivo quasi bizantino che viene importato su un arredo italiano, questo era sovente, anche se ricordi quella bellissima ribalta intarsata di avorio che abbiamo venduto la signora Enzina, complimenti, quello era un gioiello che tutte le volte che visiono questo arredo veramente rimango a bocca aperta. Anche qui c'è quella voglia di portare la madreperla sull'arredo italiano, in quel caso era l'avorio, l'argento, quindi una ripresa di un materiale non facilmente reperibile in Italia, ma via appunto di questi scambi commerciali si importava l'avorio, si importava la madreperla, si riusciva a contaminare, avere veramente delle fusioni di altre culture, come lo è la serratura stessa. Tu guarda questi ferri, come ricordano la cultura turco-ottomana, come ricordano i bizantini, come ricordano le culture orientali. Questo io è un oggetto che veramente non capisco perché voi non vogliate prenotare questa cifra. Cassetto originale, quindi unica mancanza, ahimè, è la serratura della parte alta che andava a infilarsi all'interno, si potrà poi probabilmente ripristinare trovando una serratura, ma guarda che bello il gioiello, chiave originale, questo è veramente un arredo raffinatissimo, questa è una scatolettina da viaggio della fine del 500, i primi decenni del 600. Bene, Vale, torniamo all'inizio esposizione, vedo c'è Federico già pronto per entrare in scena, io direi che non mi rimane che ringraziarvi, arrivederci poi a domenica prossima, saremo a Roma. Antonio, spero di riuscire da te a venire o prima di Roma o nell'inizio della settimana prossima, purtroppo, perché già ieri hanno chiamato altri collezionisti che devono visionare due opere molto importanti, quindi già venerdì e sabato sono a Roma. Per il momento non mi rimane che ringraziare, per domenica dovrei rientrare. Grazie a tutti, buona fine di serata con Federico e grazie veramente per le vostre prenotazioni, la vostra fiducia che settimanalmente ci dimostrate. Questo direi che è il nostro orgoglio più grande. Certo, è il piacere e la benzina che ci date. Arrivederci. Per cui mancano soltanto 30 minuti, tra poco Margherita ridarà di nuovo il menù ai nostri commensali nella nostra bella tavola imbandita ormai per la sera. Abbiamo iniziato alle 17 con il tè per gli inglesi, siamo pronti per la cena, una cena nella quale potete ancora gustare delle meraviglie.
che vanno dal viaggio di una pittura romana e di veduta a Lo zoppo da Lugano, che è la novità di questa sera. È un pittore, lo ripeto, di formazione lombarda. Domani sarò a Genova, per cui chissà mai che un amico genovese volesse portare in collezione un quadro che tanto richiama quel mondo, tanto richiama nei putti angelici Van Dyck, tanto richiama Strozzi, Rubens, che sono naturalmente alla base anche del linguaggio, dei Nuvolone, dei pittori che influenzarono Storer, Zoppo da Lugano, che a sua volta osserva Storer, che è un pittore tedesco, a Milano nel 600. È l'Adorazione dei Magi, che abbiamo visto in riferimento a quella pubblicata sulla monografia del pittore che era nato a Lugano nel 1590. Si era formato con Camillo Procaccini, questo pittore bolognese venuto ben presto a Milano, dipingerà le ante del Duomo, le sue falcature, i suoi panneggi molto ampi, sono tipici. E poi naturalmente tutta la storia dei magi, l'adorazione di Antonio Discepoli, detto Lo zoppo da Lugano, con Margherita Il Prezzo alla regia. È stata una trasmissione nella quale tra l'altro sono entrate novità molto interessanti, come questa Tempera su carta. Qui, signori, siamo a un passo da Bernardino Bison. Siamo in Veneto, nell'Ottocento, Lo spettacolo dell'Arrecchino. Questo è un quadro anche per chi naturalmente colleziona pittura veneta del 7 e dell'Ottocento. Guardate il racconto all'interno di questo cascinale. La famiglia che sta osservando la rappresentazione delle maschere, l'immagine della Vergine Maria, così come era all'epoca nei cascinali. Guardate la dimensione umile, direi quasi agreste, di questo cascinale, ma l'immagine di Maria col bambino Gesù a parete in questa bella edicola che si trova sulla parete, che il pittore racconta con grande attenzione ai particolari. E vedete l'intonaco scrostato, come anche i colpi di luce nei personaggi. Questo, signori, è un passo da Bernardino Bison. Noi lo studieremo a partire da domattina. È entrato in maniera un po' inaspettata. D'altro canto, qui avete prenotato più e più volte la nostra amica che è ancora in studio, ci ha seguito tutta la trasmissione e ci fa molto piacere. Davvero, naturalmente, è più facile. L'amico Antonio, che è dalla Sardegna, grazie anche all'ausilio di Bruno, ha portato a casa due quadri molto, molto importanti. Io, se non l'aveste prenotati oggi, l'avrei proposti a un museo, perché parlano della grande storia della scoperta delle Americhe. Abbiamo ancora qualche opportunità per pochi minuti. Le due, per esempio, colonne, salutiamo l'amico Fabrizio, che ha preso quelle bellissime neoclassiche. Queste sono invece barocche. E allora le teste dei mascheroni, i capitelli compositi, grande decorazione che rimanda al manierismo, rimanda anche all'antico. A 8.000 euro le due colonne. In questo caso parliamo naturalmente non di due semplici colonne, ma di due sculture. E poi, visto che domani siamo a Roma, in settimana siamo a Roma, saremo domani in Liguria, martedì in Emilia, venerdì e sabato a Roma, per cui avete tutte le opportunità. Poi naturalmente gli amici della Puglia ci aspettano gli amici della Sicilia, ci aspettano gli amici della Sardegna, arriveremo ben presto anche da voi. A 7.000 euro, un altro arredo che consiglio vivamente, è questa angoliera in bois de rose. Guardate che bella anche come vetrinetta, vedete? A 7.000 euro, mossa, elegante, la Cimasa è arrivata in diretta, anzi l'abbiamo trovata all'interno del suo piano centrale. Complimenti all'architetto, questo è un mobile molto raffinato. Margherita, si prepari per entrare, io suggerisco Vania soltanto ancora due piccole opere da collezionismo, che sono l'Olio su Ardesia a 6.000 euro. Qui abbiamo il monogramma AF addirittura. Sono andati tutti i nostri avori in prenotazione. Scuola Veronese, quadro molto molto interessante. Certamente, ecco, noi acquistiamo, compare sempre anche la scritta, compariamo sul più grande quotidiano italiano tutti i giorni, indicandovi di mandarci le vostre opere. Tra l'altro, quando giriamo a fare le consegne, ugualmente andiamo ad acquistare. Per cui Vania, vieni con me, perché oltre all'Ardesia, con quella bella immagine della fuga in Egitto, ti voglio portare
all'altro rame, laggiù sullo sfondo, mi piacciono i rami, è inutile negarlo, che è il numero 10 dove abbiamo il nostro rame raffigurante la risurrezione di Lazzaro. Qui, anche qui è ancora un anonimo, ma la qualità e tra l'altro la compiutezza del dipinto è assolutamente da considerare. Margherita si sta vestendo con un bel vestito dorato e nero. Buonasera dottoressa, sul calare delle tenebre compare dopo che tanto bene ha fatto ai telefoni. Tra l'altro andando in Emilia, allora 38, c'era un amico prima per la natura morta, perché non l'ha confermata la numero 9? A 5.000 euro, guarda che è una bellissima composizione, giocata su due piani, il primo è il vaso, vedete, guardate anche il decoro, poi il secondo è questo piatto al centro, e poi su un basamento all'antica, questo ci porta quindi alla cultura romana, oltre al fasto e al decoro della composizione, un altro recipiente, sempre, tra l'altro guardate che bello questo colpo di luce che apre questa mandorla al centro, un altro contenitore a 5.000 euro. Allora andiamo da Margherita perché vi darà l'opportunità di rivedere tutta la nostra grande, grande serata che davvero ha avuto un successo enorme. Vi ringraziamo, abbiamo cambiato più volte le pareti. Dottoressa, a lei la panoramica, manca poco, per cui amici da casa non perdete nulla. Grazie. È aperto così? È aperto? Mi sentite? Dovete sempre controllare in regia. Mi sentite? Ok, allora, così è aperto, benissimo. Allora, vi risaluto, amiche ed amici in regia, non guardano mai se il mio microfono è aperto o chiuso, ma siete attentissimi, vi ringrazio per avere subito segnalato questa dimenticanza. Lo facciamo apposta per vedere se state guardando? No, siamo proprio rimbambiti noi, a parte gli scherzi. Una super panoramica, perché siete tantissimi, avete voglia di scoprire quali opere Ars Antiqua questa sera ha riservato per voi. In primis, della metà del Settecento, la colonna traiana di Giacomo Van Lint, 12.000 euro, siamo a Roma, siamo nei fori, e il celeberrimo monumento romano si staglia in primo piano ed è osservato da due curiosi visitatori. Restiamo sempre a Roma, in questo caso il pittore è veronese, Giuseppe Canella, ma il mondo è quello romano della Campania. Siamo nei pressi dell'acquedotto Claudio e come una silhouette si staglia il profilo della Villa dei Quintili su questo sole nascente. Bellissima la scena del bivacco. Questa è una tela che quando verrà acquistata farà la felicità del collezionista. 10.000 euro, Giuseppe Canella. Numero 3 invece, un riposo durante la fuga in Egitto, è un'ardesia, è un materiale prezioso. Tra l'altro sul retro è presente il monogramma AF.
Siamo nel 600, l'area è quella lombarda o veronese. Guardate che meraviglia, come il pittore sfrutta bene lo sfondo della pietra per ambientare l'episodio religioso della fuga in Egitto. 6.000 euro, ricordiamo la richiesta. L'arredo invece che vi proponiamo è lombardo, è un'elegantissima ribalta del mondo proprio più elegante, un salotto, aspetta solo un salotto, aspetta un ingresso da decorare e da ornare con eleganza. La richiesta economica, ricordiamo, è quella dei 12.000 euro. XVIII secolo, meravigliosi i piedini a vasetto, l'intarsio, il gioco della radica, la calatoia che cela al suo interno una serie di cassettini, non dovrebbero lasciarvi indifferenti. 12.000 euro, XVIII secolo. Restiamo nel mondo degli arredi con questa angoliera romana, siamo sempre nel XVIII secolo, due ante, la superiore ha tre scomparti con anta a giorno, coperta ovviamente da un vetro, mentre l'anta inferiore è ornata da una serie di intarsi concentrici con la specchiatura centrale in radica di noce. Bellissime le dorature, l'intaglio, la cimasa nella parte alta. Ricordiamo a tutti la richiesta, 7.000 euro, l'angoliera è un mobile davvero utilissimo perché va ad arredare spesso quei punti un po' morti che restano nella casa, dando importanza all'angolo appunto e avendo anche un grande potere contenitivo. Il bronzo nella parte superiore lo proponiamo a 900 euro. Al centro abbiamo posto una coppia di putti in alabastro. La richiesta, ricordiamo, è di 1.500 euro. E poi abbiamo all'interno un mortaio del XVII secolo a 800 euro. La Santa Caterina invece del XVIII secolo ha una richiesta di 3.800 euro. E poi restiamo sempre a Roma. Restiamo a Roma con una serie di nove tempere dedicate ad importanti monumenti romani. Vediamo Piazza San Pietro, vediamo il Colosseo. Dall'esterno e dall'interno vediamo il Campidoglio, vediamo i fori. Ogni tempera è accompagnata dalla meravigliosa presenza di due personaggi, ad esempio. Vale, li puoi inquadrare in questa temperina? Li ritroviamo uno vestito di rosso e l'altro vestito di blu. Ci accompagnano nel viaggio romano alla ricerca di questi importanti, alla conoscenza importanti monumenti. Li ritroviamo o singolarmente o in coppia, come in questo caso, in ogni tempera. La richiesta, ricordiamo, è di 8.500 euro. 8.500. Lo kimono invece nella parte, eccolo lì, sinistra della parete è preziosissimo, davvero ha una bellezza nell'intaglio che è incredibile. Misura 29 centimetri, vale, dimmi se lo posso un attimo muovere in avanti così lo giro anche per gli amici, lo avvicino un attimino a me, scusatemi, eccolo qui, strepitoso, i gigli che porta in questa cesta hanno una bellezza che, signori, è da considerare. Questa è la scuola di Tokyo, quindi abbiamo una delle scuole più pregevoli del periodo Meiji, è databile all'incirca al 1870, mostriamo la base che è firmato e anche la presenza sotto. Adesso non so se si riesca a notare, eccola qui sotto all'infradito. Guardate che meraviglia. Monoblocco, ovviamente, è un monoblocco, le campanule sono stupende. 6.000 euro, 6.000. Vale, cerca di inquadrare questi pistilli dei gigli. Perché sono un pezzo di intaglio in avorio meraviglioso. L'espressione è stupenda, la proporzione delle mani, la bellezza, la proporzione proprio totale della scultura
È incredibile. Periodo Meiji 1870. Facciamo un cambio radicale. Radicale. L'unica cosa che hanno in comune è che sono due sculture, per il resto sono due cose completamente diverse. Siamo a Milano negli anni 30-40 con la manifattura di Richard Ginori, questo simpaticissimo cerbiatto scuro che vi proponiamo a 1200 euro, 1200. La coppia di console invece, ricordo la richiesta economica, è quella di 12.000 euro. Eccole qua, entrambe in tutta la loro bellezza. Stiamo già inquadrando la coppia di colonne, mascheroni ornano sia nella parte alta della colonna sia la parte bassa, come dei mascheroni stessi, una decorazione fittissima di girali, di conchiglie, il capitello corinzio con queste volute e l'ornamentazione con foglie d'acanto, questi focolari accesi, queste fiamme, dei bracieri ardenti. Sono due colonne strepitose, dorate, policrome, che vi proponiamo alla cifra davvero allettante di 8.000 euro. Ricordiamo la misura, che è di 152 centimetri, 152. Andiamo poi in Veneto con questo acquerello delizioso nella sua composizione, perché ci porta all'interno di un cortile di un paese dove sta per essere messa in scena una scenetta teatrale con delle marionette tratta dalla commedia dell'arte. Riconosciamo infatti un Arlecchino, riconosciamo un Pulcinella. Davvero bella l'animazione di questo cortile. Avremo poi modo di approfondirlo ulteriormente. Scuola invece manierista, siamo in Toscana con questa tavola dove la Vergine tiene tra le sue braccia un bambino Gesù che si rivolge benedicente a un San Giovannino preso di tre quarti. La richiesta economica è di 7.500 euro, ricordo, è una tavola manierista, toscana significa che siamo nel Cinquecento. Sempre della scuola di Tokyo, oggi abbiamo una selezione di avori davvero allettanti, questo gruppo con vecchio e due bambini, un bambino che sta afferrando una gallinella, ricordo sempre del periodo Meiji, siamo quindi intorno al 1870, la manifattura appunto è quella di Tokyo, monoblocco 17,5 cm, vi mostro anche la base, eccola qui, 4.500 euro, 4.500. Meravigliose le espressioni dei personaggi. Qui abbiamo poi un super comò. Un super comò. È un comò bombato, siamo in Lombardia nel XVIII secolo, il non plus ultra del mobile, il non plus ultra dell'eleganza dell'arredo. 24.000 euro è la richiesta, 24.000. Non lasciatevelo sfuggire, perché un comò bombato, radicato e ornato e decorato in questo modo, conservato così bene, è da prenotare, è da vedere, è da acquistare ad occhi chiusi. Una Madonna ignorante del mondo invece del Sasso Ferrato, 2.200 euro. E poi toscani, anche in questo caso, sempre del Cinquecento, questa coppia di angeli in papier-mâché, un'altezza di 66 centimetri dalla base al punto più alto delle ali, 6.000 euro. 6.000. Poi andiamo avanti, abbiamo alla fine rivelato l'opera che era celata dalle cortine di velluto. Giuliano ci ha accompagnato nella presentazione dell'opera con la sua splendida voce. L'adorazione dei magi è da vedere in relazione all'opera pubblicata dello Zoppo da Lugano. L'opera pubblicata è molto simile, l'impostazione è paragonabile, ma è molto più povera. In questo caso abbiamo nella parte sinistra una costruzione davvero ben più articolata. Guardate che meraviglia, i re magi
È un episodio dove i pittori potevano anche trasgredire un po' e dare l'opportunità alla loro pittura di sfoggiare l'opulenza, la ricchezza che i tre re portavano in omaggio al re dei re. Lo Zoppo da Lugano al telefono la richiesta e proseguiamo nella nostra panoramica, dal nostro viaggio nell'arte con un'altra coppia di angeli. Siamo nel 600, legno policromo, laccato e decorato in intaglio elegantissimo, la richiesta è di 7.000 euro. 7.000, guardate che bello il panneggio così mosso e le due cornucopie. Vi siete innamorati in tantissimi di questa coppia di nature morte floreali. Sono davvero eleganti, giocate su questi toni lievi, pastello, sui toni degli azzurri, sui toni dei verdi, dei rosa. 4.800 euro. 4.800. Invece al mondo prima francese e poi romano è da riferire la natura morta proposta al numero 9. Upin è il nostro riferimento, un vaso istoriato floreale ricchissimo. Sono strepitose queste ortensie bianche. Le ortensie bianche le trovo davvero di una realtà come i giacinti, come i tulipani. È davvero, davvero interessantissima. 5.000 euro è la richiesta. Guardate la specificità botanica, guardate i singoli petali raffigurati nella loro realtà materica. Qui un grande fiorista, un commerciante di fiori, un botanico potrebbe indicarci con sicurezza le singole specie rappresentate. 5.000 euro, mentre il Comò che vi presentiamo, lombardo, qua abbiamo un mobile che raramente avremo l'opportunità di ripresentare perché è meraviglioso. 14.000 euro, ha una serie di intarsi che fanno girare la testa, 14.000 euro. Da vedere, da toccare soprattutto. Questo è un mobile da toccare perché è strepitoso, oltre che alla vista, anche al tatto stesso. La Venere invece pudica che vi proponiamo questa sera è in marmo, marmo bianco, l'eleganza e la dea della bellezza in questo caso la ritroviamo in una scultura in marmo collocabilissima. 4.800 euro, 4.800. Al numero 10 invece un dipinto su rame, il mondo è quello legato al XVII secolo e l'episodio evangelico rappresentato è quello della resurrezione di Lazzaro. 27 per 39 centimetri solo la lastra di rame, l'episodio è quello del miracolo in cui il nostro Lazzaro, qui rappresentato ancora con una pelle cerulea, sta risorgendo e uscendo dal suo sepolcro grazie al miracolo di Cristo, rappresentato invece nella parte sinistra dell'opera. 3.800 euro, 3.800. Il vaso Ginori è stato prenotato, uno dei due comodini che vi presentiamo sono ovviamente una coppia, tre cassetti, guardate che eleganza la gambina Luigi XV che muovendosi crea una sinuosità in questo arredo, tre cassetti interamente intarsiati, Vale bravissima che riesce a prenderli entrambi in modo che i nostri amici da casa riescano a goderne anche di una visione laterale. Perfetto, mentre la cassapanca, ricordo, in noce intagliata, i sostegni laterali abbiamo un telamone, una cariatide femminile e maschile, il fronte è intagliato con uno stemma centrale e una coppia di girali che vanno a formare la decorazione continua.
un dentello unghiato sotto il piano, una decorazione nella parte bassa che corre fino ai piedi ferini che la sostengono. 2.800 euro. 2.800 euro. Siamo nel XVII secolo. Passiamo poi a uno dei pezzi forti della serata, che è questa natura morta strepitosa. Un pappagallo si gode questo ben di Dio, di frutta e di fiori. Io divento matta per i convolvoli, sono questi fiori blu a campanula che quando li vedo poi nella realtà rimango sempre stupefatta della loro leggerezza e di come i pittori riescano a renderne l'impalpabilità della corolla. Agnello Ascione, 36.000 euro è la richiesta, 36.000. Passiamo poi a rinquadrare questa scultura in terracotta, 3.800 euro. Siamo in Emilia nel Settecento, una Vergine con il Bambino. E poi andiamo a trovare il padre della letteratura italiana, uno dei grandi poeti, il padre in assoluto della lingua italiana, coronato dall'oro. Il mezzo busto di Dante che vi proponiamo questa sera è per voi alla cifra di 6.800 euro. 6.800. Gli amanti della letteratura, un professore universitario non dovrebbe perdere un'occasione simile, un amante della letteratura stessa assolutamente non perda l'occasione di avere un importante busto. Guardate anche il gioco della veste aperta in una V. Gli ultimi tre dipinti, direi di andare prima sul nostro Giorgio Duranti, una tela dove Fringuelli e Cardellini ci allietano, sembra quasi di sentire anche il cinguettio allegro con questi loro becchi appuntiti, Fringuelli e Cardellini in un bosco. Per voi Giorgio Duranti, siamo dunque nel mondo bresciano con questa tela. Jean-Georges Berton invece, XIX secolo, per la coppia di Marine che vi proponiamo a 6.500 euro. Qui abbiamo una coppia, penso di aver detto una... Ah, è giusto, ok, mi confermo, perché... Federico, qua forse abbiamo dei problemi, dovremmo chiedere almeno 12-13.000 per rendere credibile ai nostri amici. Una richiesta per due dipinti del XIX secolo, non uno, ma due dipinti del XIX secolo firmati, dove abbiamo due scene marittime. Poi abbiamo la cassetta intarsiata, una tarsia certosina, in madreperla con decorazioni geometriche, 1.800 euro. Ho quasi paura di dire certi prezzi, Federico, a fine serata, perché secondo me alle 9 non andremo a casa, perché tutti gli amici inizieranno a chiamare, perché sanno che la trasmissione alle 9 termina. Ars Antiqua però non chiude completamente la sua Claire, ovviamente la sua saracinesca, alle ore 21 per poi ritornare domenica prossima? Assolutamente no, domani mattina dalle poco dopo le 9 saremo già qua nuovamente per voi in galleria. Il numero è il medesimo, potete scrivere anche i messaggi su WhatsApp, adesso siamo raggiungibili praticamente sempre da voi. Grande novità, settimana prossima un nuovo super sito che vi porterà a conoscere non solo le proposte televisive, ma tutto il catalogo di Ars Antiqua, prometto, sarà super aggiornato. Va bene, allora aspettiamo con grande... Anch'io non so le novità, sono molto curioso. Siamo addirittura d'arrivo, ma adesso non l'ho ancora mandato online, solo perché non so ancora caricare le opere, ma è pronto, it's ready. Vi lascio con Federico, buon proseguimento fino alle 21. Valentina, manca pochissimo, vieni su questo dipinto per un caro amico che mi ha chiesto pochi istanti fa. A 6.000 euro è intatta. Le dipinti su pietra sono ricercatissimi anche in ambito internazionale. Questo è su Ardesia,
il fondo scuro della pietra, poi la pittura magnifica di questo artista, probabilmente siamo a Verona, non lo abbiamo ancora studiato, lo faremo, ma quel che ci interessa vedere è la conservazione eccezionale, la rarità, questi erano dipinti da Wunderkammer, da Camera delle Meraviglie, erano i cosiddetti artificiali, erano quegli elementi naturali come le pietre che venivano poi attraverso l'artificio, attraverso la pittura, resi opere d'arte. Guardate la dolcezza della Madonna col bambino dipinto su pietra, guardate la posizione ricercatissima del San Giuseppe con questi movimenti, naturalmente sia del capo che delle mani, poi l'asino sotto, un attimo, eccolo qua, guardate il piacevole, la piacevole composizione della fuga in Egitto di notte, per cui è notturna, guidata dai due putti che si trovano a sinistra, anch'essi assai, assai belli. Nel cielo, salendo, vediamo una teoria di angeli, si vedono e si intravedono appena appena le testine, eccole lassù, che partecipano della rappresentazione. E poi la palma che ci ricorda naturalmente il luogo del viaggio. Guardate che bella la dolcezza di Maria. Ve lo faccio vedere anche sul retro, tra l'altro la dimensione è importantissima perché questa è una dimensione molto rara per i dipinti su pietra. Siamo in chiusura e monogrammata AF. Allora io con questa bellissima opera del 600 vi saluto, vi ringrazio, molte molte conferme e vi aspetto da domani mattina alle ore 9 in showroom, domenica prossima alle 17. Grazie a tutti e buona serata da Ars Antiqua.